Senti che sei anche leggiato da fuori oggi. Ci beviamo la sicco. Mi fai di nuovo. Gli applausi. Bravo Max. Jefferson. Cosa stai diventando? Settimo cielo. Siamo partiti, Edo? Ball position! Allora, dice prima di fare questa, sì, no, è veramente una cosa, anche perché mi ero messo finalmente un istante con sotto anche saltato. È tornato sordo, sì, sto infartando. Allora, spoiler. Vai. Oggi parliamo di Formula 1. Ce l'hanno chiesto in tanti, avevamo un po' di timore ad uscire. Mi gratta la gola adesso. Ah, beh, godo alla bene, godo. Problemi. Salta il podcast perché non posso più parlare. Godo come un riccio appena nato. Allora, oggi parliamo di Formula 1. Come al solito, quando usciamo dalla nostra zona di comfort, è secondo me fondamentale mettere un po' di manini avanti. Sulle castate di sperandomi. Anche perché tanto siamo fortissimi a fare quello. Ci sono già tipo i fan della Formula 1 che stanno già digitando. Dici, Fangio era un grande pilota! Esatto. Allora, chi di voi... Allora, io sono un fan della Formula 1 da tanti anni, mi piace tantissimo, però non sono un ingegnere meccanico, cioè io quelle robe tipo l'aerodinamica, il telaio, quelle robe lì non è roba mia, a me mi piace vedere le gare, misuro la forza delle macchine nella velocità massima raggiunta. Chilometri orari. E via. No, però no, sono più o meno a quel livello lì. Chi di voi è un fan, segue, non ve ne fotte un cazzo, vi fa cagare? Io lo seguo, però non sono un fan spiegatato. Okay. Mi divertivo cioè, la domanda è: io mi divertivo a fare i frontali. In Australia ti svegli al mattino per guardare le qualifiche? No. Io guardo il 70-80% della partenza, poi torno a letto. Anche si diverte a fare i frontali, sta dicendo. Io F1 2002, io l'ho conosciuto così, la Formula 1, facevi i frontali perché le macchine si disintegravano. Parcheggiavi la macchina, esatto, in verticale all'uscita dei box. Esatto, poi io sono rimasto a Michael Schumacher, quindi okay, questa è la mia conoscenza. Come nell'NBA sono rimasto a Michael Jordan, qua sono rimasto a Michael Schumacher. Sì. Ho zero interesse verso la Formula 1, ma ho molto interesse per la grafica e il coordinato. La comunicazione della Formula 1. Esatto, perché comunque si cambia totalmente genere, no? Cioè il calcio ha una direzione, la Formula 1 un'altra. Secondo me come vendita di prodotto siamo quasi... La Formula 1 ha fatto dei salti in avanti clamorosi negli ultimi anni, quando sono stati venduti i diritti, eccetera eccetera. Io ammetto che mi sono riavvicinato per questo motivo, cioè nel senso, io ero uno che guardava tanta Formula 1 quando era piccolo, soprattutto perché avevo lo zio di mio padre che lo guardavano sempre, però è un classico. Poi una volta mi ricordo era dopo pranzo, quindi tu facevi quasi il pranzo, sì. Poi c'erano pochi gran premi in notturna o al mattino, ce n'erano pochi che quindi io era proprio un classico pranzo da mia nonna più Formula 1 e qui la seguivo. Poi dopo io ho avuto un periodo di blackout totale. Cioè, se tu mi chiedi che cos'è accaduto, non ho più nulla. Adesso, secondo me, un grande merito ce l'ha Vanzini come telecronista, secondo me, perché è uno che spinge, appassiona. È destinato a vincere. Esatto. E poi comunque a livello di marketing, secondo me, la Formula 1 è una delle associazioni globali sportive che ha fatto più salti di qualità sotto quel punto di vista. E mi sono riappassionato. Adesso guardo il 70-80% di gran premio. Con la serie, secondo me, è clamoroso. Esatto. Prodotto di marketing. Molti più giovani, tipo io mi ricordo, 17 anni non me ne fregava nulla praticamente. Adesso molti più giovani sono interessati, io ho visto la Formula 1. Ma anche proprio per il merchandising, che è stata per i non appassionati più noiosa, certo, negli ultimi periodi. Certo, sì. La Formula 1 c'è stato un momento in cui non sorpassava più nessuno. Esatto. Allora sì, adesso diciamo che negli ultimi anni sono state introdotte un sacco di dinamiche, o comunque anche le macchine stesse vengono fatte in modo tale da favorire il sorpasso, che poi alla fine è l'azione di RS, emozionale, cioè, le macchine sono fatte apposta per essere affiancate. Una volta si toccavano, saltavano in aria, adesso si toccano, rimbalzano. Mi divertivo così io, però va bene. E quindi no, è a livello di comunicazione è indubbiamente un grandissimo prodotto. Oggi siamo qui a commentare non solo i loghi delle scuderie di Formula 1, che spesso sono loghi anche delle case automobilistiche, quindi loghi storici, magari loghi che non sono neanche mai cambiati e quindi sono argomenti un po' scomodi. Magari faremo un video a parte dove parleremo del design dei loghi delle case automobilistiche, ma ho voluto dare una chiave di lettura diversa a questa puntata. Andremo ad analizzare i loghi dei piloti di Formula 1, oltre che quelli delle scuderie, perché ogni pilota in Formula 1 ha il suo logo. Già nei loghi delle scuderie non sapevo un cazzo, nei loghi dei piloti, esatto, sono un cazzo del cazzo. È fighissimo, bellissimo, perché per la prima volta, secondo me, non solo non tocchiamo il logo aziendale, ma tocchiamo il tema del personal branding. Bello. Perché alla fine in Formula 1 ogni pilota è l'azienda di se stesso. È una macchina da soldi, infatti, ogni pilota. Mi piace perché questo, diciamo, talk che stiamo facendo ci può anche portare fuori dal concetto solo sportivo, di cui stiamo un po' parlando tutte le volte, e possiamo anche entrare appunto nel personal branding e spaziare, no? Quindi fra un anno saremo tipo
logorati e parleremo del logo del doccia shampoo, delle cose, ma lo faremo. Filci Azzurra per voi è un bel logo? Qual è il Badedas, esatto. Esatto, quindi questo ci dà un bel asset per uscire anche dalla nostra comfort zone. Anche vedere come si presentano i piloti proprio come persone. Voi che voi seguite la Formula 1 avete una preferenza? Ferrari? Sì, crescendo con quelli della lì. Perché per me tra l'altro il picco dell'interesse italiano un po' verso la Formula 1 è derivato anche dal fatto che comunque dopo Schumacher la fatica a stare Leclerc come profilo sta avvicinando perché affeziona alla Ferrari. Per dire la mia ragazza iniziando Drive to Survive 4 anni fa ti fa Verstappen gravissimo perché la serie presentava inizialmente Verstappen come il giovane in gran parte che non riusciva a vincere contro il campione Hamilton e lei si è affezionata a lui e oggi ogni domenica io esulta. Ad esempio non tifo una scuderia, cioè non, o meglio mi fa piacere per la Ferrari chiaramente, però mi stanno simpatici i piloti e cambiano di anno in anno. Sì, certo. Ad esempio tra l'altro è una differenza tra MotoGP e Formula 1 questa, perché di solito in MotoGP si tifa generalmente si tifa il pilota, in Formula 1 si tifa la scuderia. Poi mi stava simpatico Raikkonen. Io tipo in Formula 1 2022 prendevo sempre Jarno Trulli e oggi simpatizzo Alonso. Ci sta. Nulla perché da dire. Comunque mi Alonso è tipo l'Ibrahimovic della Formula 1 ma ne parleremo, entreremo magari anche parlando delle singole scuderie, tireremo fuori aneddoti e cose varie. Formula 1, questo è un logo nuovo, probabilmente chi o comunque è molto recente si vede, per me è fighissimo, è clamoroso. Se scorriamo nella slide dopo abbiamo quello che probabilmente nell'immaginario di chi non segue la Formula 1 è il logo dello impresso, è forse uno dei loghi più iconici nella storia. Quello della sorpresa, oh c'è l'uno bianco, non me ne sono mai accorto. Quando l'ho scoperto da piccolo è una cosa, forse oggi mi occupo di grafica e comunicazione grazie a questo logo, perché mi ha fatto dire chi l'ha pensato è un genio. All'epoca avevo tipo 8 anni, 10 anni quando l'ho scoperto. Ci sono anche, lo usano molto come esempi di grafica nascosta, anche come il logo del Carrefour, che ha la freccia, FedEx. Ci sono, sì, che ormai lo sanno tutti, sono quelle chicche di marketing. A me mi hanno anche rotto il cazzo queste che esatto cose. ho visto il logo del Napoli col corsiero del sole dentro. No, però quando abbiamo parlato anche del Palermo, no? Quando dissi mi dà fastidio ormai la figura che si conforma nello sfondo. Mi sa anche no, fastidio. Però sai però... cosa? È che prima a parte la grafica, ognuno di noi ha visto delle slide in cui facevamo vedere i loghi con i segretini nascosti. Beh, nel 94, ma sono state talmente spammate che ormai ne abbiamo il vomito, ma in realtà era stravanti. Nel 94 avere un concetto di studio, questo per me è un rebranding su cui c'è veramente poco da dire. Però, ti dico io, c'è una cosa particolare secondo me, al giorno d'oggi anche per la questione dei social, cioè del fatto che tutti i post siano ritagliati su quadrato o iscritti all'interno del cerchio, questo per me ha una sua non convenzionalità che è molto lungo ed è una cosa che non si vede tanto nei rebranding più attuali, però è figo perché per me funziona in ogni caso. Cioè se tu lo pensi iconizzato dentro un'immagine profilo o dentro comunque non è semplice, però è molto figo. Però cioè, secondo di linee, per me è molto figo. Come dicevamo nei mondiali, questo qui nasce come principalmente uso televisivo, cioè il pop. Perché è animato. Si anima. Richiama chiaramente la pista, no? Cioè la curva. La curva, eccetera. Curva rettilineo in traguardo, in teoria. Oh. Okay. Io ci vedo. Perfetto. Sì, ma è bellissimo. Ci stiamo avanti. Va bene. Breve line-up di quelle che sono quest'anno i piloti delle scuderie. Ovviamente gli appassionati li conosceranno tutti. Tanti emergenti quest'anno. Oscar Piastri, che è forse il più talentuoso delle nuove leve che ci sono. C'è De Vries, c'è Sargent, statunitense. Tante nuove leve, tanti ritorni, tra cui Hülkenberg. L'incredibile Hülkenberg, un pilota che stimo tantissimo. Ha la faccia tra l'altro da supereroe Marvel, sì, vero? Sembra Capitano America, cioè lui è Hülkenberg, sì. Sembra esatto. A quel profilo, profilo. Sì, patriota di The Boys, guardalo, fa troppo ridere, bellissimo. Torniamo scusate la digressione, e basta. Detto ciò, mi getterei subito a capofitto all'interno della ciccia. Versa. Le scuderie sono in ordine, anche per aiutare chi non segue la Formula 1 assiduamente, sono in ordine di piazzamento del mondiale costruttori dell'anno scorso. Okay. Quindi stiamo parlando dei campioni del mondo. Ripeti, Maroni, non sono preferenze, esattamente. Democratici. Red Bull è ovviamente, c'è poco da dire sul logo, il logo è alla pari di Coca-Cola, è alla pari di Apple, è alla pari di Microsoft, stiamo parlando di quell'emisfero di loghi lì,
Lascio a voi la parola. Ma secondo me è un logo che ha la sua potenza nella forza del suo brand, nel senso che è un logo per me non moderno come costruzione, però è diventato talmente iconico e talmente forte. Tra l'altro Red Bull, non dovrei dire una cazzata, ma è il brand che ha il maggior valore inversamente proporzionale al prodotto. Che vende. Esatto, cioè ha praticamente il marchio, quindi che a livello di marketing ha il maggior valore assoluto a livello di spinta, e lo dimostra il fatto che loro guadagnano sul 99% non sul loro prodotto, che non è la lattina. Esatto. Direi che sono stati bravi a comunque creare un logo che mai è ribrandizzato. Cioè, quello hanno fatto, quello è rimasto. Quello eterno. Quindi... potete spiegarmi soltanto la composizione del Red Bull, allora, però Oracle Racing spesso, è tutto come... Spesso le case automobili, loro sono proprio Red Bull, non è che dici che lo sponsor è proprio una scuderia. Red Bull certo. Racing oggi è una casa come di automobili. Spesso lo sponsor viene associato dalla dicitura o scuderia o racing o corse, eccetera, okay. eccetera. E può capitare, la Ferrari di recente, dopo lo andremo a vedere, capita che nel naming ci sia anche... Tipo la Petronas, no? Bravo, ci sia lo sponsor, il main sponsor, si vende il name, lo sponsor, entra dentro il logo, può succedere, quindi Oracle è uno sponsor, okay, sponsor, è un'altra azienda, è lo sponsor della Red Bull Racing, che è la casa, diciamo, la scuderia. Però secondo me la forza della Red Bull è il fatto di variare anche negli sport, cioè c'è la scuderia, c'è le squadre di calcio. Infatti io credo che il Red Bull, lui diceva, le lattine siano diventate ormai veramente un uniforme. Esatto, la Red Bull ha la forza che dove c'è qualsiasi progetto sportivo in cui entra Red Bull, non è mai il discorso del vincere o meno, è comunque costruire la zona della costruzione, esatto, di un qualcosa. Cioè qua loro adesso stanno facendo una legacy, perché chiaramente Verstappen si presta ad essere probabilmente, ma anche nel calcio, ragazzi, anche nel calcio, nel calcio stanno costruendo, però è sempre molto, anche in America, ne hanno una in America del Nord, una in America del Sud, ne hanno una in Africa, hanno le Academy in Africa, in Brasile. Io conoscevo le tre principali. Però in ogni caso, cioè, secondo me è un logo che chiaramente per la forza di Red Bull in sé non ha nulla io da... Io contesto magari il font di Oracle di Racing, che quello non mi fa impazzire, ma Red Bull cosa gli... è un bel non sarà mai un giudizio sui loghi tipo motivo per il quale entriamo nel personal branding dei piloti, perché sui loghi non mi piace proprio la macchina come è stata... No, anche perché poi dopo tu devi pensare, mi piace la grafica sulla macchina, dire che comunque poi va vista come, ecco, se devo dire, hai detto una cosa giusta, dato che comunque abbiamo ammorbato in tutti i video sui loghi che abbiamo fatto, certo, che il logo conta, ma la cosa che conta di più è poi l'applicazione del logo. Secondo me questa non è una delle macchine a livello di design più belle che c'è, anzi, secondo me, cioè nel senso, ci sono macchine che sono molto più iconiche a livello di design, a livello di costruzione dell'applicazione del marchio sopra, e non a caso quando dicevo che questo marchio qua è vecchiotto come applicazione, lo vedi, perché poi applicarlo è un po' una merda, infatti, cioè mettere i due tori un po' forzati. Sarà molto qui, curioso qua... sarà molto curioso, perché nella Formula 1 c'è anche l'Alfa Tauri, che è, diciamo, la succursale, sì, che è italiana tra l'altro, e c'è un'applicazione diversa del toro, quindi sarà interessante andare poi a vedere. Non so se sei d'accordo, però secondo me qui non è ben applicato, cioè non è mai piaciuto, già la prima volta che la vedo da piccolo, però sì, a me non dispiace, vi dico la verità. Allora, è sicuramente poco elegante, perché a differenza di altre auto che andremo a vedere dopo, è molto, può apparire molto pacchiana, con quelle gigantografie del toro, quel toro spammato di qua e di là, può apparire pacchiano, ma considerato che Red Bull è quella roba lì, e sarà che sono abituato a vederlo anche sui dirigibili, ovunque, applicato su una macchina da Formula 1, non la vedo abbastanza coerente con quella che è l'immagine, sì, in generale. E anche fatico, come diceva Dani, applicarlo, no, quel logo sulla macchina. Non è un logo che nasce come logo sportivo, esatto, di una vettura. Vedremo quindi... che nelle case dove il logo è quello poi delle auto, è stato molto più semplice, cioè, applicarlo. Mi piace molto, molto più elegante. La Red Bull lì sul muso, carino, sì, però è l'unica cosa che... che promuovo della macchina. Che chiamarlo muso, che adesso arriverà l'ingegnere Alettone, meccanico. No, che non l'ho. Alettone? Alettone anteriore. Ok. No, bene. Colore dell'auto. È l'ansia della prestazione. Ho pure visto lo stato. Il blu scuro e il rosso giallo sono i colori di, diciamo, della... Posso dire che anche questo blu scuro mi sembra più un viola melanzana, che non mi fa impazzire. Però è caratteristico di Red Bull. Ci sono tante auto blu. Il rosso e il blu sono i colori più spammati. Ma 450 loghi. Chiaro, quello sì. Beh, quello sempre. Potremmo dedicare una puntata anche soltanto ai loghi di ogni vettura. E saresti qua. Tu pensa tipo questo
scusa, questo sponsor, tipo, che cazzo è Come Up? Adesso non riesco neanche a leggere cose. Pensi che avrà pagato tipo 70 milioni e ha il logo lì. Cioè, bellissimo, questa cosa mi fa impazzire. Questo logo mi sono vedere Modi un giorno lì. Sì, sì. Modi applicato sulla Mercedes, che ha i colori sociali. Bene, poi il nostro sta bene sulla macchina. Sarebbe clamoroso. Noi faremo la scuderia. Madonna, ogni anno la faccio nel video. Allora, questi sono i piloti. Questo è... Posso dire che dei piloti comunque brutti non aiuta molto. Questo è Mattia Greta, quelli che fanno i TikTok. Ah, vecchio, mi hai aperto un... È quello che fa i TikTok con la fidanzata? Sì. Ho capito. Mi hai aperto il multiverso, probabilmente. È il campione del mondo, due volte campione del mondo in carica. Back to back, nonché suo, nonché probabilmente terzo, nel senso che si sta già configurando. Animale. Altre Perez. Perez è ormai una vecchia conoscenza della Formula 1, nel senso che lui è da tanti anni in Formula 1. E corso una marea di anni per la... Lui correva per la Racing Point, poi è diventato Force India, eccetera, eccetera. È un buon pilota, secondo me, è veramente un buon pilota. Volevo far vedere soltanto la chicca che mi piace, che da una parte c'è il toro rampante, hanno tagliato un toro, così è proporzionato al puma dall'altro lato. È figa come cosa, perché hai due animali che si saltano... Io direi, adesso arriveranno i loghi, no, dei piloti. Quello che mi aspetto io è una vagonata di monogrammi. Tu ne cioè conosci qualcuno? Zero. Anche io, zero. Ok, perfetto. Però... Di logo? Non ho mai visto un logo di Paul Clerc. Zero. Cioè, magari diciamo sono vedo, però vai. Il discorso sul monogramma è un po'... Entro un attimo, faccio una digressione grafica. È un po' un pro e un contro della grafica moderna. Cioè il monogramma è un po' quel paracadute che ti salva sempre, perché è il tuo inizio. Sai, serve un logo per questa cosa? Iniziali, le metto assieme e faccio. Il problema è che ormai le combinazioni fra le lettere, cioè, le abbiamo finite. C'è poco da fare. Cioè, le combinazioni, non puoi più intrecciare lettere in maniera... Cioè, ti viene magari il colpo di genio una volta, ma comunque qualcuno l'ha fatto già simile. È impossibile. È matematica. Finiscono. Il discorso, infatti, è che... Mi auguro che ci sia qualcuno che riesca ad andare oltre alle iniziali e basta, che ti posizionano in base al font, in base a come le fai, ma che abbia magari un'immagine anche diversa, che ti possa posizionare anche soltanto con un simbolo o con qualcosa di diverso, perché sarebbe interessante. Ti faccio l'esempio, re dello sport in questa cosa, Michael Jordan non ha MJ, il suo logo è l'icon della certo, Jordan. Roger Federer invece ha le iniziali, chiaro. RF. Che sono molto banali. Anche i calciatori hanno quasi tutti le iniziali. Sì, le iniziali ti salvano, perché anche comunque il grafico da un lato fa che così. Dipende quanto fanno i T-Rex sui grafici, ragazzi. Ascolta, cugino, fammi l'iniziale. No, perché tipo RF può essere Roberto Ferroni, capito? Esatto. CM. Michael Jordan. CM, sono già in due ad avere CM. Nome e cognomi invertiti, chiaramente. Sì. Però CM sono in due. Non ti posiziona troppo le iniziali. Sì. Però chiaramente uno, quando ci tiene al proprio nome... Un saluto a Roberto Ferroni, che non so chi sia. Dipende dal posizionamento che vuoi avere. Un conto se tu lo fai magari in privato a qualcuno che basta che abbia un posizionamento magari su quel territorio. Un conto se invece c'è un pilota che sarebbe figo vedere un posizionamento differente. Non ti serve un logo per essere riconoscibile se sei Verstappen. Però è bello che l'immagine magari ti identifichi un po' sugli altri. Ma da sé che il 99% delle persone conoscono Verstappen, ma non sanno che logo abbia Verstappen. Infatti, non te ne frega un cazzo del logo. Oppure per il tuo merch, i fanboy si prendono per generale. Però sarebbe figo, infatti, che tu ti passi oltre il monogramma. Invece abbiamo un monogramma. Quanto è figo che tu sei il più veloce di tutti e ti chiami Max. Vai al Max. È tipo Homer Simpson che aveva cambiato nome in Max Power. Max... Comunque, lui ha avuto l'idea di fare un logo che fa cagare. Sì, questo qui è no. Che merda, eh. Sì, è il massimo della banalità, diciamo. La M e la B messa assieme è brutto. È anche un po' stortino. Allora, a me richiama molto il muso davanti delle macchine, quindi la punta con i due alettoni anteriori dai lati, però di per sé non è molto semplice come logo. Allora, ci saranno un sacco di monogrammi, un sacco di monogrammi e un sacco di loghi. Anzi, io ti posso dire che io di questo logo apprezzo il fatto che non ci sia il classico... Italic, che ti dà l'idea della corsa, cioè lo vedo molto stabile, molto monolite, fisso, per il resto... Scusate, è anche pulito, cioè alla fine è un M, volendo c'è anche la A dentro ed anche la X. È vero.
Cioè, sì, là è capovolta. Vabbè, ah, no, capito, sì, però sì, volendo, sì, volendo uno può pensare che però sia Max, può essere. Non lo vedo applicato tipo su del, non lo vedo applicato su del, cioè non, infatti, non penso che l'ho cercato e non l'ho neanche trovato. No, vabbè, ragazzi, secondo me molti di questi qua, ripeto, li hanno fatti solo perché così hanno bisogno di un logo, non hanno grosse, secondo me. Ok, io penso che loro li avessero fatti per avere un loro tipo personal branding. Alcuni ne hanno, ma ce li hanno tutti, sicuramente ci sarà uno store dove compri la polo della Puma di Max Verstappen con il logo di Max Verstappen, cioè Federer, ecco, mi immagino quella polo, quel logo abbinato alla Nike, sì, lui avrà il suo sponsor tecnico e farà. Ti stavo per dire che dipende questo a livello di marketing da chi ha la gestione dei diritti d'immagine. Chiaramente, se la Red Bull ha la gestione dei diritti d'immagine anche del personal branding, è chiaro che non ci sarà mai un merchandising di Verstappen, ci sarà sempre il merchandising Red di Verstappen Red Bull. Uno c'è un promosso bocciato così al volo, bocciato. Brutto. Io boccio. Brutto, boccio. Io lo promuovo. Perché? Perché nell'economia, perché sennò litiga a casa, piloti, per me questa cosa è perché lui non prende la canna, no, non nell'economia dei 20 piloti io ti posso dire che faccio il discorso che faccio con i loghi della Serie A, nell'economia dei 20 piloti è uno degli ultimi su cui andrei a intervenire. Più che altro faccio fatica a capire anche la finalità di un logo. Va bene, cioè, ma deve finire su una maglietta sportiva, non lo so, non alla è figo. Fine, se fosse tipo il logo della Nike, allora è figo, sul casco. Alla fine, secondo me, dopo averli visti tutti, possiamo fare un recap e vedrete che molti li rivaluteranno. Ok, va bene, okay, dai, al momento lo bocciamo, questo qui lo boccio subito. Questo per me è da bocciato. C'è l'11, che è l'unica chicca. Ah, è vero, aspetta, numero. È vero. Quello c'è l'11, che è il suo numero, è il suo numero, okay, l'11. Però per il resto, no, vedi, nell'ottica dell'Italic, che va verso il Cosca, mi fa veramente... E quindi non ho mai capito questa cosa qua. Cioè, i piloti, quando tipo iniziano a correre in Formula 1, prendono il numero che vogliono e diventa loro? Sì. Ah, ok, perfetto. Cioè, ogni anno, come i numeri di maglia di una squadra, okay, di calcio, vengono assegnati i numeri e ogni pilota si può pigliare il suo. Solo l'uno è a scelta del vincitore. L'uno non è obbligatorio, okay, che lo prenda. No, no, perché vedo che lui l'ha fatto nel logo, quindi lui dice che ogni anno è sicuro di averlo. Assolutamente sì. Okay. Sì. Io lo boccio questo qua, per dire. Perché l'Italic mi dà fastidio il concetto di corse. Vero? Anche tu qua, forse. Qui e qui, non mi dà l'idea di essere un po' sbilanciatino. Non so neanche cosa fare. Il discorso è che paradossalmente preferisco l'idea di questo rispetto a quello dell'altro. Okay. Però la resa finale non mi piace. A me piace perché dare un po' l'idea anche di circuito, di curve. Sì. Ah, diciamo che a livello concettuale c'è una buona idea dietro, sì, sviluppata malino a livello, sì, grafico. Mettere in orizzontale, non così in diagonale, però vabbè, mi bastava forse metterlo in orizzontale, già mi dava un che diverso. Sì. Quindi vabbè, dai. Questo qui lo boccio. Next. Allora, entriamo in casa nostra. Questa, vabbè, è la scuderia, è la squadra del mio cuore, quella che tifo io. E mi fa soffrire tanto, mi viene da piangere mentre ne parlo. È un logo su cui c'è veramente poco da dire, nel senso che è sempre stato questo. E cambiamo il logo della Ferrari. Esatto. Modini che vengono a rompere il cazzo alla Ferrari. Vediamo se sono capace questo di comunque il cazzo alla Ferrari. Questo, tra l'altro, se posso, è l'emblema del discorso che facevamo prima. Cioè, nel senso che tu, questo logo qua, se lo prendi applicato a qualsiasi altra cosa, tu lo guardi e dici che è un pessimo logo, vecchio, vetusto, brutto, orripilante. Ombre fatte di chiaro che se tu invece lo iconizzi alla storia della Ferrari, alla potenza della tradizione e della cultura che c'è dietro, è un logo che non solo lo promuovi, lo elevi nei loghi più importanti della storia. Un rebranding. No, ok. Font da Ferrari, però ti stavo per dire che per me questo font qua è meraviglioso, col senno di poi è stato futuristico all'epoca, il giornale è clamoroso. Loro hanno fatto una maglia che io bramo tantissimo, costa mi pare 300 euro, è quella che hanno fatto in colorazione bianca e nera con la scritta quella lì che è meravigliosa. E basta, è sempre stato questo qui, c'è poco da dire. Torniamo al discorso tra il 2010 e il 2020 dell'evoluzione dei loghi, delle cagate che abbiamo visto, sì, nel calcio. Per me si rispecchia anche in altri, sì, vero, contesti, che in quel periodo l'idea del voler essere trendy, inventarsi qualcosa di diverso, lo sfumato. Secondo me ce n'è uno che vince su tutti, quello 64-83, che il cavallo bellissimo, bellissimo quello. Ti dico anche una cosa, secondo me è bello, allora per quanto mi riguarda, perlomeno a livello di iconicità, io a Ferrari la associerò per sempre a Marlboro, e secondo me è stata una grande perdita, una grande Marlboro secondo me ha fatto un grande lavoro di sponsor, cioè che lo ha inserito talmente bene all'interno del contesto macchina che lo ha reso iconico, e io non riesco più a immaginare, cioè per me oggi, sai come si chiama solo Marlboro, l'effetto quello dove pensi di vedere delle cose che in realtà non ci sono. L'effetto Mandela. L'effetto, sì, Mandela, esatto. Io, nel mio effetto Mandela, la macchina di quest'anno della Ferrari ha il logo Marlboro. In realtà non ci sarà. E quindi, secondo me, è quando hai vinto. Hai mai capito perché ha messo la R in Marlboro?
Sarà il nome dell'azienda. Se tu che non lo pronunci, perché Modi non è che il grafico l'ha detto, perché Modi, perché Modi non lo di, non so, se il cazzo di domanda è da grafico, se non la pronunci lei, no, come se io dico che l'azienda si chiama Modi e lui di fa il logo di Modi, ok, mi scrive Mordi, no, perché hai messo una R, stava bene, ma la pronunci lì, bilancia. Cazzo di domanda è, Matti? Mamma mia. Poi magari mi hanno detto, ma va pronunciato Marlboro, ma se tu non lo pronunci sei un coglione. Sono un coglione. Ci sta. Questo è il logo della Ferrari. Avete da dire qualcosa? Questa è la macchina che per me è di una eleganza, di una bellezza sopraffina. Mi piace. Elegante. La cosa, allora, ti posso dire, vado contro il mio gusto personale perché adoro il rosso e il nero. A me piaceva molto perché? Quando c'erano l'inserto bianco. Mi piaceva tanto. Il nero ti dà sicuramente un tocco più aggressivo, forse più elegante. Ma il bianco, quando c'era Alonso, quando c'era Raikkonen, anche Vettel, quel rosso con l'insertino bianco mi dava più l'idea di Ferrari da corsa, cioè da Formula 1, rispetto al nero. Però è molto elegante, molto bello. Tra l'altro, Ferrari, sempre a livello di marketing e di contestualizzazione di applicazione del logo, cioè sono stati, secondo me, futuristici già all'epoca, perché c'è quella storia famosa sul rosso Ferrari che nessuno conosce la reale formula precisa del pantone. In realtà, se tu prendi il contagocce... Però in realtà diciamo che questo... Cioè, poi dopo... Ma non lo facciamo perché sennò si scopre. C'era anche l'idea poi. Poi dopo diventa più leggenda, diciamo, che altro. Però quando tu riesci a prenderti una cosa che diventa, cioè un colore, cazzo, i colori sono pochi, il colore che diventa tuo. Enzo Ferrari disse che se tu dai un colore, tanti colori a un bambino, gli fai disegnare una macchina, la disegnerà sempre rossa. È vero, è bella la verità, tranne sempre che daltonico. Ed è una cosa per me di una disegnare potenza. Le auto per me è la cosa più difficile del mondo. Io non facevi lineetta, rettangolo, fatta. Passiamo ai piloti. I piloti, dicevamo prima di Leclerc, che Leclerc secondo me il grande merito di questo ragazzo è quello di aver avvicinato con la sua personalità, oltre al suo immenso talento, tanti nuovi fan alla Formula 1. Ma perché poi io posso chiedere, cioè lui comunque è il predestinato, è però fortissimo. Non ha vinto tanto ancora, cioè non ha vinto proprio di gran premi. Adesso me la racconta me la racconta lui, perché io non mi ricordo un cazzo di questa storia, però lui ci fu la cosa con Bianchi, vero? Che lui è il figliastro, nel senso che Jules Bianchi era un pilota molto talentuoso che morì in un gara, correva tra l'altro mi sa in Formula 3 all'epoca Leclerc, erano tutti e due sotto erano dell'Academy della Ferrari, e Jules Bianchi era già un predestinato pilota Ferrari, morì in un incidente e diciamo che lui è sempre stato visto come l'erede, infatti lui secondo me anche per appunto, quella storia lì lui ha fatto del vincere in Ferrari una missione di vita, perché se no altrimenti lui da mo' che secondo me avrebbe detto sono un coglione, rimarrebbe lì, certo. Bella storia. Quindi lui poi ha un talento che è fuori dal normale, cioè è veramente fortissimo. No, scusa, Binotto, ma per fare in culo dai. Però invece è rimasto, ha anche rinnovato, no? Lui no, non ancora. Però vediamo se ha un bel logo, perché guidare sono capacità. Io questo logo qui l'ho conosciuto durante il lockdown, perché lui faceva le live. Scusami, torno un secondo qua. Comunque, lode a Marlboro per l'applicazione su Ferrari, ma anche Shell, effettivamente. Comunque, è bello iconico, anche su Ferrari. Logo di Leclerc fa cagare, te dici. No, è proprio brutto, dai ragazzi. Sembra quello degli Incredibili, tipo, dai, cos'è sta roba? No, poi Chevrolet. È totalmente. A me ricorda molto una merda. No, brutto. Dai. Però asimmetrica. Non è questo il font, vero? Cos'è in Arial? È quello il font. Non è vero, dai. Già qua se chiudevi era un po' più carino, perché avevi almeno la forma, non so, a muso lì davanti. Se chiudevi questa parte, l'ha fatto Binotto. Come posso dire qua? Binotto, già che c'era, gli ha dato anche il logo di merda. Gianni Binotto. Tu rimani, io ti faccio il logo. Allora, mia ragazzi. No, è brutto, dai. È grave. Cioè, non è solo brutto, è grave. Ci sono Leclerc, è un peccato, anche perché lui è proprio il physique du rôle, ha tutto quello che era un po' che non lo dicevi è monegasco, cioè nato e cresciuto a Monte Carlo, hai 20 anni, sei comunque un bel ragazzo, viso pulito, bravo ragazzo, guidi la cazzo di Ferrari, è un peccato. E dirà, ma che cazzo me ne faccio del logo, visto che parli 20 lingue. Ma posso dire una cosa? A me Leclerc come personaggio mi dà l'idea di quella persona fortissima a fare una cosa, ma che fa fatica a incastrarsi. Sai quelle persone straforti che... Sai quello... Ti faccio un esempio. Sei a calcio, il 10 forte, però timido, che gli dai delle buste di piscio tutta la parte, lui magari fa fatica a stopparla perché dai delle palle di merda. No, tranquilli raga, da posto, dai, giochiamo. Che lui ha chiesto il logo all'amico, glielo fa, mio papà, ti piace? Va bene.
va bene. Non mi dispiace, però, ma in realtà sta morendo dentro, però è buono. Cioè, la, la faccia è quella, infatti, quando gli ho presentato il logo. Esatto, stone face, bellissimo. No, è proprio brutto questo logo. È una merda, ragazzi, bocciato. Bruciatissimo. Se puoi toglierlo mi dà anche fastidio. Invece quello di Carlos Sainz. È questa roba. 5. È il suo numero. Bene. Ti dico. Ti dirò, ti devo dire. Preferisco che metti il numero piuttosto che ti... Che CS, però, l'anagramma. Però, ragazzi, c'è... Banalone. Qui, cosa vuol dire? Non hai inventato niente. È un 55, è un numero, cioè, esiste già. Mi fa cagare. Cioè, più che un logo sembrano le cose, le animazioni tipo come Valentino che avevano il 46 numero, fatto il nel suo font particolare, un po' cartonato, lui ha questo 55. Ma voglio dire, scusate la cacata grafica, ma se qua ha uno spessore, perché qui non devi avere lo stesso spessore? Pesti di merda. Dove? È grave, sì, guarda. Vabbè, qua, qua è una, hai uno spessore, mantienilo coerente. No, qua è più sottile, perché solo perché qua è più difficile. È a senso unico lì. Le altre sono a doppio senso. Senti che sei anche leggiato da fuori oggi. Sembriamo la sitcom. Gli applausi. Bravo, Max. Jefferson. Cosa stai inventando? Il settimo cielo. Entra la guest star di Disney Channel. Quindi tutti vanno. Tutto in famiglia. Va bene, ok. Jefferson. Per matti. Questa cagata. Ragazzi, posso dire che è faticoso stare serie e commentare dei loghi dei piloti che fanno tutti cagare. Allora, ragazzi. E queste sono le due migliori. Immaginati adesso cosa arriverà. Ferrari è quella lì. Non possiamo, non potete romperci il cazzo sulla Ferrari. Tra l'altro c'ha degli errori anche il cavaliere della Ferrari, però va bene, cioè il cavallo è reso realisticamente. Guarda che qua è tutto brutto per il cavallo è reso realisticamente lì, il crine della coda non starà mai dritto in quella maniera lì. Cos'è Pegaso? Poi una cavalla, faceva ridere anche il pube, la protuberanza. E non so, fermiamoci sul pube del cavallo. Proseguiamo. Tra l'altro, no, mi dà l'effetto di essere un cavallo tutto oliato. Immaginati uno che ti ha oliato tutto un cavallo di pece. Tutto di pece. Allora, questo. Il siero del sole. Questo domina. Oh, finalmente qualcosa di bello. Allora, qua siamo nella, per me, top eleganza della Formula 1. Ce n'è un altro. E hanno anche il pilota che drippa di più, infatti. Tipo, me li immagino tutti in tuta e quelli arrivano giacca e cravatta. Raga, ma Hamilton qui drippa, cioè gasa, se dai se drippi non puoi dare una. A parte che hanno quasi i colori sociali di Modi, quindi faccio fatica a criticare. Sono devastanti, se vai dopo sulla Mercedes logo c'è poco da dire, non conosco la simbologia, ti dico la verità. C'è comunque un logo bello, è un logo bellissimo, è diventato super iconico comunque, pulito. Sì, non so neanche io cosa lo puoi appiattire. Ti fa capire quanto il ora arriverà poco. Quello che guarda su Wikipedia, cioè, il logo delle tre punte, la rosa dei denti, lo spappardello di 40 righe, bravo, che ha fatto copia e incolla proprio. Grazie. Sappiamo che evitiamo questa pantomima e ci concentriamo un attimo sul fatto che quando tu hai pochi elementi, alla fine hai sempre un prodotto migliore degli altri, perché alla fine puoi applicarlo in chiave sportiva, puoi farlo sia 3D in metallone, va uno benissimo. Dei pochi loghi, tra l'altro, metallone che ti piatto. Stavo per esatto. Dire bravo, uno dei pochi loghi che risalta meglio tridimensionale che piatto. Beh, lo vedi tra il 33 e l'89 piatto, ha una resa completamente diversa rispetto a quello attuale. Assolutamente è clamoroso, sì. La macchina per me è... Allora, non mi piace tanto il fatto bellissimo. Che quest'anno l'abbiano fatta nera. Questa è l'auto dico... Modi, a me piace. Questa è l'auto di Modi. Beh. Mi piaceva tantissimo quando avevo il grigio metallizzato. Il posto al fantastici, fantastici i richiami del logo dietro che sfumano, sono meravigliosi. Tu pensi a dover applicare un toro e invece avere la possibilità di applicare bellissimo. Quella roba lì. Infatti. È meravigliosa. Ero abituato a vederla grigia sì, metallizzata. No. Però così, secondo me... Però nei esatto, per. Io cazzo, sono ok. Meravigliosa. Non ho ricordi di. No, vero, è grigio metallizzato. Grigio metallizzato. Che la sua tuta. Però chiaramente così è più cattiva. Però c'è un motivo se noi di Modi il nostro logo l'abbiamo fatto con questi colori qua, raga. Cioè, sono obiettivamente sono nero, verde. Bianco e verde Tiffany. Chiamalo come petrolio, come cazzo ti pare. Verde Petronas. Verde Petronas. Anche è qua meraviglioso. Comunque vedi, hanno il sono mantenuto fede. Alla... Fanno paura, raga. Se non fosse che la macchina fa un po' cagare ultimamente, fanno veramente paura. Avrebbero paura. Per, è giusto anche da quando sono rientrati nelle corse. Loro, quando sono stati dentro le corse, hanno sempre fatto quasi sempre benissimo. Cioè, questi qui, scusate, hanno avuto soltanto il culo di avere lo stesso colore e li hanno mantenuto? O... Ma sai, lì sarà applicato a piatto. Dai. Non lo so. No, secondo me l'Eule è paccato e verde, quindi ci sta e quindi bene. Detto, quindi lo lasciamo. Voi avete culo che avete il nostro colore, quindi lo teniamo. Anche la Monster, la Monster è lì in mezzo. Raga, è fighissimo. Come piloti, Mike, qui rompiamo tutti gli schemi possibili immaginabili. E qua me l'ha già conquistato. Oh, finalmente, bravo. Finalmente, grazie a Dio, grazie a Dio. Vedi, quanto ecco, lui non ha il monogramma di merda, ma ha dato una sua identità.
Non so cosa voglia comunicare, non so se è soltanto una cosa è figa. È il muso, però. Questo è il muso. So, questo è palesemente il muso davanti di un'auto, secondo le me. Le ali, perché lui con vola, le ali, perché eccetera, è un cazzo eccetera. Di drago alato. Perfetto. Posso dire che la brand identity proprio di cosa di... Sono un cazzo Lewis di drago alato. Lewis in quanto cazzo di drago alato ottiene esatto. Due ali all'interno della sua... Allora, io qui siamo, qua siamo nell'Olimpo. Dei piloti della storia, cioè puoi spostare simpatico o meno il personaggio o meno, ma questo è Michael Schumacher, cioè siamo vabbè sì pari pari cioè, beh, Senna, Schumacher, Lewis Hamilton sì, può starti sul cazzo la personalità, ma è un sette volte campione del mondo nell'Olimpo, ed è quella ragazzi, roba nell'Olimpo. Ti posso dire una cosa, secondo me questo logo qua a livello di applicazione intanto è molto elegante ed è bello, mi piace nel suo complesso, probabilmente forse trovo un po' di difficile applicazione le tracce così sottili tra uno però, e l'altro però anche perché io se devo rompere i coglioni nome, l'ho messo in basso il nome, ma tu lo puoi prendere, lo metti sotto e quello sarebbe poi effettivamente sì, loro. Sì, e sembra, vero, sembra tipo una marca di orologi, non esatto, so, di lusso. Quello. Per me se c'è un pilota lui, devi lui comunque... però è molto forte anche sul lato brand. Moda, brand. Per me un pilota deve anche pensare a quel lato lì, cioè se io voglio la maglietta di Hamilton per dire questa qua sul petto, così in casa. Figo. È bello, no? Lo vediamo cioè, in parecchi spot di gioielli. A differenza orologi. Di George Russell. Allora, lui è un pilota... Sembrano i numeri che metti sui go-kart questo dei sembra bimbi. Della, mi sa molto di MotoGP, dove c'è un tono un po' più meno elegante rispetto alla Formula 1, molto di più sportivo, più aggressivo. Qual è il numero di Russell? No, quello, è il 63. 63, quindi sì. George Russell 63. Ok, quindi la combinazione fra numeri allora, e mi fa schifo il logo perché è troppo grosso, troppo bold, troppo moto rispetto alla Formula 1, che vedo che personalmente vedo più elegante rispetto alla moto e non mi piace. Ma li hanno ammazzati i grafici in Formula 1? Ce l'ho, non riesco a capire. Ti dico, oh, cioè, perché anche, è anche interessante cioè, unire comunque le lettere ai numeri. E non è, sì, cioè, ma è brutto, l'hanno fatto, cioè, è fatto male. Fammi, capito? Fammi finire. Okay. Cioè, scusami, mi sto infervorando. L'incrocio fra numeri e lettere ci sta, perché tu leggi sia G, R, sia 6 che 3. Quindi è giusta la situazione se vuoi stare su numero e monogramma. Yeah. Però, cazzo, fallo meglio, vaffanculo. Però sembra un intestino. Se tu non sai che stai parlando di George Russell, tu ci arrivi a capire che è una G, una R che è un 63. No, è fatto male. È fatto male. Poi, ripeto, quando non c'è equilibrio nelle forme, io triggero. Perché se qua c'è una linea che fa così, non puoi tagliarmelo così, vaffanculo. Perché qua mi appiattisce, mi sbilancia tutto. Però va bene. Sì, guarda, sono quasi dispiaciuto perché poi dopo nei commenti arriveranno quindi ma hai bocciato tutto, allora sì, non vi piace proprio niente. Sì, se fa cagare tutti li bocciamo tutti. No, ragazzi, perché che cazzo vi chiedete a fare se non no, esatto, non ma... bocciare, ma poi anche perché io ammetto di avere aspettative più alte dai piloti. Madonna, cioè, comunque non è che sei, non hai visto niente ancora, cioè, sei un pilota di Formula 1. Giuramelo. Ma cosa? Ma siamo questo è bello. Sei, ne mancano altri 14. No, non ho visto niente, non ho paura. No, però no, okay. Bello. Concedetemi un po' di paura. Credimi, abbiamo delle cose che tu anche non perché puoi se questi sono i piloti forti teoricamente. Sì, quindi, più, sì, quindi sì. Se i piloti forti se ne sbattono del personal brand, figurati. Wang Junjo lì, Fisichella. Detto ciò, Lewis Hamilton. È forte Fisichella. Io sono rimasto a Fisichella. Scarso, può succedere. È bellissimo. È arrivato a livelli esponenziali. Molto bravi. Però non è la mia macchina preferita il logo di design. Tra un po' ci arriviamo. Vai avanti. No, dopo dopo il giochino lo facciamo. Logo miglior logo preferito di pilota e logo macchina preferito preferita. Di macchina. Ci sta. Oh, allora, chi sono questi? Questa è l'Alpine. L'Alpine è la divisione corse Renault. Della Renault. Questo qui è il logo degli Avengers, però. Cioè, non so chi è copiato. Capitan America. Sì, no, è vero, Avengers. Un po' quella freccia no, lì. No, scrolla. Storia dei loghi, loro ce l'hanno dal 50. Allora gli Avenger hanno comunque preso ispirazione, dai. Può essere. No, può essere. Comunque brutto. Però sì, questa è una sottocosa della Renault, è una sotto azienda della Renault, è la divisione corse. Cioè, prendete la Renault, quando fa le macchine da corsa, sono come Alpine. Ok. È tipo la Seat. Perfetto. No, vabbè, non andiamo a fare. È dall'altro lato, vedi? Però dai, porca la Frenza così. Sì, dai, vabbè, faceva una gag. Ok. Ci assomiglia un po', vero? Un pochino sì. Così sì, adesso vi dirai, avete appena detto che non dovete allora, paragonare. Detto ciò, tolto gli Avengers, per me, considerato che questo è un logo del 54, per me è un bel logo. Non dispiace per niente. Per me è un bel logo. E ti dirò di più, lo stimo ancora di più perché è fatto nel 54, cioè per me preso nella futuribilità di quando è stato creato, per me è un logo che se io lo vedo lo associo prima ad Alpine che è ad Avenger. Poi vabbè, io scherzo, io ho il problema che non la chiaro, cioè, chiaro che però per io odio la Marvel, mi fa cagare quella, i cartoni animati e i film gli stupidi e coi poteri anche a me il problema è che mi fa cagare anche l'automobile e quindi io sono a parità di il personaggio preferito è Batman perché non ha superpoteri. Bello, solo ricco e fa palestra
poteri che hanno anche loro, sono lì che fanno palestra. Fai pesi. Bancomat. Bancomat. Dai, vai, vai con le tue ragnatele di minchia. Io invece striscio. Striscio. Bart mobile, a salute. Bart fa dire una schiaffa a Spider-Man e gli fa dire una testa tre. Peter Parker. Ma facciamo i lobby dei supereroi. Fatelo, il logo di Batman. Vai, vai. Bellissimo. Vedi, ti aspetto il Marco. Allora, calma. Allora. Ok, ritroviamo l'ordine. Vieni. Allora, a me, non mi piace. Ok, va bene. Ci sta. A me non dispiace. Cioè, guarda, scusatemi, sono diversi. Ho capito, però. Non però, non è... cioè, allora, vabbè, però. La Coca-Cola e la blu, la Coca blu del Lidl. Magari l'ho applicato in metallico su una vettura. No, 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 no. Per me, a me piace. L'unico difetto è che sono francesi. A me piace proprio nel suo, nel piatto, nel senso come anche il font che gli è associato a quel logo lì, quello lì, cioè, non, a me piace, a me non mi piace. Però gusti, ragazzi, sì, meno sì, male sì, che sono dei gusti. Non ho detto che l'azzurro l'hanno fatto richiamando l'anima. Quel pantalone azzurro è lo stesso della bandiera della Francia di adesso, quindi. No, la bandiera della Francia è più scura. È blu navy. Vedi sotto la bandiera? È blu navy. È cambiato. Blu merda. Questo è Blue Doraemon e poi siamo andati su un blu celestino. Ma andiamo alla vettura. Andiamo alla vettura. Ah, bellissimo. Goku. Ecco, se c'è una cosa che si può dire certamente è che bellissimo. All'interno della macchina il logo si perde tutto. Quello sto sì, dicendo. Quello dov'è il logo? Tutto. Qual allora, è BVT? Qui c'è da dire no, che qui lo sponsor è fondamentale, nel senso che BVT paga tanto e tiene in piedi, cioè, la baracca. Ammetto che certe dinamiche l'ho scoperte con Drive to Survive, perché certo, prima loro lo corrono le prime due gare dell'anno, le prime due infatti le hanno già fatte, le corrono con la macchina totalmente queste rosa. Di cui Matti è esperto. Le corrono totalmente rosa, c'è perché ce l'ho su adesso, per quello che mi vedi muovere. Non c'entra niente il rosa con Alpine di base. Scusate. Quindi già quando lo sponsor prevarica comunque sui colori, se tu vai a vedere la Mercedes piuttosto che la Mercedes, vabbè, c'è Petronas che è verde petrolio, vabbè. Però la BVT, la BVT qui comanda. Secondo me se è un logo forte emerge anche se è più piccolino degli altri. Qua secondo me il logo, il font e il coordinato è molto debole rispetto a tutto il resto. E quindi va a perdersi nella concordo, nella ma la macchina è molto bella da vedere. Ma a me non piace neanche. A me rosa e blu è un accostamento che non simpatica. Dispiace. Mi dà, sì, però sono brutti i pantoni selezionati, capito? Mi dà nell'economia della Formula 1, se vedo la Ferrari rossa, la Red Bull blu scura e la Mercedes la nera e verde, la riconosco mi subito. Sembra del discount. Non so come dirti. Sono d'accordo, c'è un po' pacchianina, un po' simpatica, non mi dà quell'idea che a me mi dispiace. Qui c'era Alonso l'anno scorso. Cosa molto figa, scuderia francese con due piloti francesi che corrono all'interno, che sono Esteban Ocon e Pierre Gasly. Non mi dispiace meno Gasly. Anche Ocon, non sono due non sono Ocon due è bravino. No, non sono due, sono due piloti solidi. Gasly è un po' più frizzantino, esatto, che tipo lui ha vinto il Gran Premio di Monza. Prova la giocata. Esteban Ocon. Poi andiamo? Vai. Ho già intravisto. Oh cazzo. È la sua firma. È la firma, vabbè. Secondo me è la sua apprezzo, firma. No, apprezzo più la firma che quella mia. A me ricorda il ciclismo. Questa, vero, sembra una bicicletta. Non so, vedevo una cosa di ciclismo, però... no, perché vedi la ruota, vedi un sì, ciclista ma ci vedo che uno andando, tutto in salita. Svincato sì, sì, alla Pantani che fa la salita. È vero, però, bacio, ragazzi. Vero? Non è bello, però finché è una firma... Vabbè. Ma come si fa a fare una roba del genere, ragazzi? Ragazzi, una firma. Purtroppo... Ma perché? No, sono d'accordo con vabbè, te. Vabbè, quando non hai un logo ti fanno firmare non è un logo, esatto. Su un foglio bianco, lo scannerizzano, lo appiattiscono. Il tuo logo. Non c'è un'idea, c'è una firma e basta. Non possiamo neanche stare a parlarne. Poi non so se sia fatta con qualche... Questo qui sembrava il casco, vedevo, però in realtà non penso che sia così. Cioè, non mi ricorda una firma fatta però con ruota e casco sì, e strada. Sì, strada. Potrebbe essere così? Ma io anche tipo... Giro d'Italia, assomiglia molto al Giro d'Italia. Anche i calciatori fanno sempre quella cazzo di linea sotto e poi scrivono il numero. Va molto in... Invece Pierre Gasly, monogramma no, con combinazioni geometriche, quindi sicuramente è una combinazione che abbiamo provato a fare tutti i grafici almeno una volta. È sempre l'idea della punta che ritorna, sì. Te l'abbiamo vista con Leclerc, l'abbiamo vista con Verstappen anche, con Hamilton, Hamilton sì. Sì, cioè... No, qui io però qua non vedo la punta della formula. Della no, 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 io ti dico, punta ti dico in cos'è generale. Questa cosa qua, è che adesso dico anche una cosa che mi ha contro quello che è la mia è categoria. Le forme più facili sono queste qui, quelle per cui cioè da cui vengono fuori magari i monogrammi un po' più facili sono questi, perché quando ragioni sugli spigoli e sulle forme geometriche già le linee ti danno un po' l'incastro e ti danno una linea guida per l'incastro, quindi un triangolo con le linee in diagonale così ti fa fare delle perché forme geometriche segui delle forme geometriche, unisci i puntini diciamo, e quindi le combinazioni sono quelle. Quando invece ragioni su forme magari circolari, già è più difficile trovare l'equilibrio. Invece questo qua te lo dà la geometria.
È compitino, tipo. Cioè, io cerco PG logo, almeno 15 così li trovi. Beh, oh. Quindi alla fine questa qui... Cosa facciamo? Io la promuovo. Io la personalmente la promuovo. Per me boccio entrambi io, allora io il logo, il primo, questo qui dell'Alpine, tutto sommato non mi sento. Io questo lo tengo. No, vabbè, anche però perché dopo storico. Si perde, però dopo si perde, quindi applicato male è debole. No, no, dai, lo boccio. Sì, dai, lo boccio. Cioè ci sono loghi di vetture normali molto più forti di questo. Su quello lì, ma sulle divisioni corse c'è sempre da fare un discorso. Faccio fatica magari ad entrare nel mood, però io perché sono loghi che vedi molto di meno. Io lo tengo, ma solo perché non è uno di quelli su cui andrei a intervenire. È comunque storico, cioè nel senso non è che dici, sai, hai fatto il rebranding recentemente e l'hai cambiato. Hai appiattito delle linee, gli hai applicato un font più moderno. Nelle tute tu hai Alpine scritto Alpine, non hai la A di Avengers, hai proprio scritto Alpine. E me non, tutto sommato non mi disturba. Promuovo e mi stuzzica anche la macchina. Per me, vabbè, carino, ma boccio nel complesso. Dai, perché è debole. Per me è debole. Cioè, io poi ripeto: io sono ancora lì. Cioè, io penso anche alla macchina. Se tu ci pensi, la classica auto, il logo non è che si veda tanto. Cioè, tu c'hai il login lì davanti, piccolino, e lo perdi dalla macchina. La Mercedes la vedi subito, cazzo. Ma sempre sì, ok. Cioè, Mercedes aveva il mirino, cazzo, lo tirò. Addirittura veniva fuori dall'auto quello di Mercedes. Però è sempre comunque piccolo rispetto all'auto, hai capito? Quello che... Hai ragione, poi il design dell'auto è quello che fa la maggiore, sì. Però comunque a parità di design e tu ci applichi il logo Mercedes sopra o metti il logo, ovvio, Fiat sopra, caga in testa quale l'Alpine. Prendi? Prendi Mercedes. Assolutamente, sì. E andiamo davanti, McLaren. Ecco, io... E questo è l'arancio McLaren? Questo è l'arancio McLaren. Pensavo fosse un pochino più acceso. Il logo della McLaren, bisogna vedere come lo schermo te lo sta facendo. Okay. Il logo della McLaren sì, sarebbe soltanto quel tipo, quel plettro, quello swish che c'è lì. Ok. Perché non so come si sia arrivati lì da un kiwi. Da un kiwi, esatto, stavo ragionando sul kiwi. Poi il kiwi l'hanno sparato sulla luna e quindi si è allungato. Sì, e si sta smaterializzando. Si è decomposto, però da una freccetta poi hanno detto, sai che la freccetta è un po' troppo magari spigolosa, vediamo un po' più di movimento. Per me che seguo le corse. Io sono zitto perché ci sto pensando. Questo io ti per dico, me è clamoroso. È un logo che ti promuovo vedendo l'evoluzione. Perché... la saremo stare i kiwi, che non capisco. Poteva vedere un kiwi sulla mano. No, ma non capisco veramente, anche perché... Guarda quanto prende però movimento e quanto accelera il logo, sì, e sì, quanto dà più dinamismo ora rispetto all'inizio. Si abbassa la scritta? Prende e parte. Non capisco perché sia diventato tutto arancio, forse perché il rosso, non so, era rosso una volta. Allora, c'è da dire, tu ti ricordi la McLaren quando correva a Mikkakinen? Io Mikkakinen, quando correva la McLaren, Mikkakinen era McLaren Mercedes. Era McLaren Mercedes. Ah, ok. La Mercedes forniva i motori alla McLaren, perfetto. Quindi secondo me c'è di mezzo anche quel discorso lì. McLaren di base, adesso non ho seguito il percorso aziendale di McLaren, non lo conosco. So per certo che la McLaren, il colore istituzionale, è quell'arancio lì. Perfetto. Ti dirò di più. Adesso, non so se è sempre stato così. Ti dirò di più, secondo me McLaren, a livello di opinione pubblica, diciamo, ecco, non sull'esperto, perché chiaramente gli esperti, gli appassionati di McLaren ti diranno, ma che cazzo dici, l'arancione McLaren è iper icon. Sì. Però più aziendale che corse, perché anch'io l'associo sempre a McLaren. Appunto, anche con Alonso, quando ha vinto nei primi anni del 2010, era grigia. Però anche lì c'era Mercedes, secondo me. Poi dopo Mercedes. Quindi, capito, il discorso è quello. Cioè, secondo me McLaren ha la forza del nome. Del nome, infatti, secondo me fa bene a mantenere il lettering, diciamo, comunque in maniera preponderante. Questo whoosh qui gli dà, come diceva Cavo, quella spinta che... Per me quel whoosh lì è diventato... Per me che sei gol è iconico anche da solo. Togli McLaren, prendi quel whoosh e lo espandi. Per me anche solo quello, io lo associo sempre comunque McLaren. Ed è per me fortissimo, perché faccio più o meno lo stesso discorso di Nike, da un logo semplicissimo, perché c'è da tanti anni. Il concetto è quello, il concetto c'è da tanti è quello, anni. E mi piace tantissimo, mi piace proprio tanto. La macchina però mi fa che... La macchina è una cozzaglia di... Sembra che ci siano caduti i pastelli sul banco. È molto la roba di Google, la roba di Google Chrome sui cerchioni, qualcosa di aberrante. Roba, mamma che brutta roba. Sì. Anche qui no, Google Chrome mi cringe. Avrà pagato una marea di soldi sicuramente, però è veramente brutta. È davvero brutta. Anche perché non capisco perché è sui cerchioni, nera che arancio, se il tuo colore sulla lettura interiore. Esatto, io personalmente, ignorantemente, ti direi che la vorrei molto più arancio, la McLaren. Io sono un proprio ma veramente la persona più idiota che parla di Formula 1 presente qui in Italia e nel mondo. Però mi piace quando comunque l'auto è riconoscibile anche dal colore. Cioè, sono un stupido, quindi voglio associare il colore a una scuderia.
se il tuo colore è l'arancio, dammi una predominanza arancione. Esatto. Così ti distinguo bene anche se accendo per sbaglio e vedo subito che tu sei. Cioè, tra l'altro, però... la cosa che più mi disturba probabilmente, non... cioè, perché forse l'arancio nero forse è pure elegante, pure bello. Mi disturba questo inserimento anche del l'azzurrino. C'è l'azzurro. Sarà Google Chrome. No, comunque, no, no, no. C'è da un po'. Comunque anche qua lo perdi il logo. Vedi che... Non c'è mai. Non c'è mai. Non c'è proprio qua. Non c'è proprio. E capisci quello che... Ed è un peccato il discorso che ti facevo prima sulla macchina, cioè è fatica a vedere il logo. Però c'è Jack Daniels. Però è strano che non sia da nessuna parte il logo. Ma ci sarà piccolino, forse lì sul muso. No, no. Forse. Non c'è da nessuna cazzo di c'è parte. C'è velo. Vabbè, questi due ragazzi, Baldi, allora, giovani. Due talenti incredibili. Norris per me è fortissimo. Norris, Oscar Piastri è due volte campione del mondo, Oscar Piastri. Cioè Formula 3, Formula 2. E arriva in Formula 1 due volte campione del mondo. E sono fortissimi. La macchina fa vomitare. Quest'anno sono forse ultimi. Ah sì? Sì, fanno schifo. Cavolo. Fanno cagare, poveretti. Beh, Norris aveva fatto i miracoli già qualche anno fa. No, Piastri l'ha portata anche in Q3 alle ultime cose, ha fatto dei miracoli, ma sono la macchina è orribile. Ed è un peccato perché a McLaren mi piacerebbe vederla alta. Prime. Lando Norris, tutti quelli che... L'ho fatta io la presentazione, tutti quelli che... È il, per me il migliore che c'è, cioè, o comunque uno dei questo migliori. Logo qui, sì. Questo va benissimo, cioè, è il più brand, è il più c'è brand. 4, infatti ho visto per quel motivo subito, io l'ho visto subito, 4 LN basta, cioè ci sta, fine. E tra l'altro qui non rende bene perché io ho utilizzato l'arancione della scuderia messo, ma sul nero, è messo sul nero, no, no, è nero, è bianco e giallo live, molto figo come... Ma sì, ma alla fine vedi, cioè, è il più brand che... Se vuoi farlo puoi cliccare sullo sfondo arancione e farlo nero un attimo al volo e lo vedi e rende veramente tanto. Non so, ho tolto la cosa. Non so perché mi ricordo usare Illustrator, mi ricordo un fast food, però non... Per me è molto potente, guarda come viene fuori, le cose guardando qui, guarda come viene bene il 4 fuori. Ah, sì, no. Sì, ragazzi. Anche questo è un po' Fantastici 4, però vabbè, perché c'era volare. Sì, sì. Dobbiamo uscire dal contesto. Esatto, basta, non ce la faccio più. Se ne battiamo, sì, però vabbè. Sta per morire. Lando. Iniziali e numero, alla fine quello è basico, no, però c'è da capire che basta anche poco per fare una cosa che anche, io ci vedo anche l'idea del tracciato, ho capito sempre lo stesso discorso. Ma sì, queste cose sono linee che vanno bene nel campo sportivo, cioè quando c'è un po' lo spigolo, un po' la curva, però ti dà l'idea di movimento, quella specie di spigolo. Infatti va benissimo, è una cosa positiva, Matti. Bravo Lando. Questo lo chiamato GP. Bravo. Questo è GP. Questo non mi piace perché richiama l'idea del circuito anche qui, o dovrebbe essere OP, non capisco perché farlo diventare GP. Qua io leggo solo GP. Tra l'altro, cioè, prosegui la linea. E leggo solo GP. Non so sì, perché. No, questo è brutto perché vuole non so se gli ha fatto la stessa persona. Come si sai? Perché l'idea è la stessa. Può essere. Però Piastri l'ha pagato meno di Norris, sì, secondo me. Non c'aveva un numero che si poteva incastrare. L'hanno fatto 70-30. Non l'aveva ancora visto correre. Piastri è appena arrivato, non ha dato i soldi. A passare di questo viene un cazzo incredibile. Quindi non... Somiglia a un Thompson. Cazzo di Tadic? Cazzo di Tadic. Ok. Comunque no, questo qui lo bocciamo, l'altro è molto più carino, Oscar Piastri. E sì, ha un numero. Non me lo ricordo, ti dico la verità. Vorrei provare a vedere se nella macchina c'è. Di WhatsApp intendo. Gli scrivo di cambiare grafico. 4 e Norris, no, non lo so. Guarda se dietro la macchina c'è per caso l'altro numero. No, c'è il 4 di Norris. Niente. Al volo, numero di Piastri? 81. È chiaramente un 81. Che è una puttana. Sì, no, l'abbiamo visto. Ma non vederlo. Se tu giri 81. La testa, è un 81. 81. Bene ragazzi, quindi qua io promuovo Norris, promuovo McLaren. Assolutamente, sono d'accordo con boccio, te. Boccio no, boccio Piastri. Sono Kiwi. Questa però, vai pure. Ragazzi, mi fa impazzire l'idea che questo qua... Ma tra l'altro McLaren, come cazzo, ma perché un Kiwi? McLaren credo che è inglese. McLaren è inglese. Io stavo per fare la figura di merda, dicevo, chiaramente sarà una scuderia australiana. Però secondo me McLaren può essere un australiano immigrato, sai, Commonwealth, cose strane. Via. Tra l'altro il Kiwi. Non è neozelandese. L'Oceania, bella, dai, tutta quella roba lì. Gli animali di merda ci sono lì. No, anche perché... all'Isola dell'Amore, a Venezia, ci sono quelli. Perché il continente si è staccato prima di tutti gli altri, della Pangea. L'ho studiata questa cosa. No, anche e quindi so si è mantenuta quella biodiversità lì. Certo, una biodiversità incredibile, gli animali velenosissimi perché devono poi proteggersi dalle altre specie incredibili. Molto belle. Torniamo ai motori. Torniamo ai motori. Come siamo oggi, versatili. No, questo è per capire che possiamo parlare di tutto. Basta che ci pagate, noi parliamo di qualsiasi cosa. Cioè, non so. Alfa Romeo. Allora, occhio qui perché qui forse andiamo a toccare dei tasti più delicati della Ferrari. Arriva Paolo Bitta. No, esatto. Mi immagino proprio lui, perché per me gli alfisti sono peggio dei Ferraristi. Esatto, mi sono fatto questa concezione che chi compra l'Alfa è tipo una... vocazione divina. Tu io compro l'Alfa perché devo avere l'Alfa Romeo.
Cioè, sì, tipo i fanatici. E se tu gli critichi l'Alfa. Alfa Romeo, tra l'altro, per me da sempre è sinonimo comunque di eleganza. Secondo me, Alfa Romeo, pur avendolo. Vai un attimo su. L'eleganza del secondo me, e secondo me ha snaturato il suo quello che doveva essere il diktat. Perché per me Alfa Romeo è sempre stato invece sinonimo di auto da veloce. Esatto. E invece poi nel tempo si è trasformato in un'eleganza, eccetera, eccetera. Infatti sono contento che siano ritornati, che siano arrivati in Formula 1, perché gli ridà quello status lì con la Giulia quadrifoglio. Però sì, anche le macchine che produce sono di fascia alta. Esattamente, per... esattamente. Comunque il logo dell'Ambrosiana Inter, molto. Sì, Milan, esatto. Sì, è vero, sì. Vabbè, Milano, quello Milano. Questo è più bello comunque. 47. Ma infatti non capisco perché adesso gli alfisti verranno sotto casa mia con i Nitra. Questo è il logo della scuderia. I Mitra, sì, esatto. Roba Yankee, il Mitra. Sì, ma mi aspettavo il Mitra con la beretta. Da Rambo. Con i proiettili, ecco, sì, quella sì. Cosa di tonda. E il Thompson. Questo cazzo. Tommy Gunn. È il più bello, secondo me. Sì, funziona. Anche, no? Sì. Però questo font però molto da uno che va... Questo è Alfa Romeo Racing, quello sì, è Alfa Romeo, certo, proprio, certo, automobili. Certo. Però, dai, è un po' da cagare, ragazzi, dai. Ma è un po' da... È molto italiano. Molto italiano, da Italietta in vestina, no? Non so perché mi viene in mente Romeo e Giulietta guardando questo font. Perché c'è scritto, Romeo, scritto Romeo, forse. Porca troia. Però non dico Giulietta. C'è anche la Giulietta. Ti vedo... L'Arguzia. Renzo era i primi sponsor. Che cazzo vuol dire? Cazzo, Matti, ne stai uscendo bene oggi. Vai, vai. Che sprizza. Comunque, segne anche il lato plug. Ah, mi sta ammazzando, ragazzi. Non ne becchi uno, incredibile. Buono, però. Però se, adesso dobbiamo essere onesti. Abbiamo battagliato una vita sulle tracce attorno alle bandiere. Le bandiere nelle cose. Diciamolo serenamente. Semplicemente questo logo qua di Alfa Romeo Racing per me è un po' un po' troppo made in Italy. Che non anche mi piace. L'Alpine ha messo il tricolore francese sotto in piccolino. Quindi secondo me c'è sempre comunque. Anche per la questione del tifo. Cioè, cercare di attrarre un po' di senso di appartenenza. Poi, però, se io devo dire, per me è molto troppo vintage, troppo italietta. E non mi piace, non riscontro il mio gusto. Ma rispetto chiaramente la decisione di puntare tutto sul made in Italy. E va benissimo. Sì, non sto dicendo questo. Dico che questo qua comunque. Ma auto? Siamo qua. Allora, tutt'altro io. Io mi dispiace che prevarica molto il rosso. Mi piaceva molto quando erano bianche con i richiami rossi. C'è molto nero qua. Questo è un problema che rischi purtroppo quando usi il rosso, rischi sempre quando uno è tanto affermato. No, non è che il simile, rischi di fare proprio la brutta coppia, cioè diventi la brutta la coppia sfigata, no? Beh, è sotto l'ala, cioè è sotto il coso Ferrari, motorizzati Ferrari. Leclerc viene fuori da lì, quindi mi sarebbe piaciuto che fosse tipo più fuso il rosso e il nero, tipo più effetto sfumato. Lo so, però poi dopo rischi di diventare veramente tanto la Ferrari. Tu devi immaginartelo da guardartela in televisione. Sì. Io già faccio fatica. No, più il nero che a volte il rosso. Sono, quali sono teoricamente? Bianco e rosso. Bianco e rosso. Ok, e infatti però il nero quest'anno qua va di moda evidentemente, però vorrei vedere un'auto bianca, loro non hanno un'auto chiara. L'Alfa Romeo Racing non ha sede in Italia, è Svizzera, perché viene dalla Sauber. Hanno l'azienda, la Sauber, la vecchia tanto Sauber. Paghiamo anche meno tasse. Hanno acquisito il titolo sportivo della Sauber, l'azienda è la Sauber, quindi Alfa Romeo. Però io qua vedo applicato anche in negativo. Quello è l'ora della casa. Sta bene. Anche il font alla fine, se ti dà quel tocco di Made in Italy. Che... Ma sì, dai, però... il discorso è solo su un po' la banalità. Sì, anche qua gli sponsor, secondo me, sono applicati in maniera meno invasiva che... Ma tutti piatti, però non li vedi. Sì, non ne vedi uno. Non sono è vero che stanno pesanti. Meglio, stanno meglio, ovvio, nel complesso, ma non ne vedi uno. Svizzera. Sì, dico, io in tutto ciò, forse quello bianco veniva fuori ancora di più il Made in Italy. Poi non so se siano scelte perché magari le gomme, gli alettoni, eccetera, eccetera, sono spesso scuri e quindi devono si integra meglio con quello scuro. No, faccio una consulenza di armocromia. Armocromia, gli alettoni, esatto. Nere, rossa. Però vedo che tutte vanno sullo scuro. Cioè, ancora mi è entrata un'auto chiara, su tutte le varie auto che abbiamo visto. Cioè, il blu e sì, rosa. Sì, quella è esatto. Quella. Ammetto che invece applicato così mi piace molto di più. Stavo giuro per dire la stessa cosa. È più... è molto okay, non mi piace da solo, invece applicato così mi piace di e più, anche sulla macchina viene richiamato quel nero che secondo me ci sta bene. Attenzione,
Ok. Ecco ragazzi. Io qui. Porca boia, sembra un giapponese. Qui. No, stanno invertiti gli occhi. Vabbè, è cinese l'altro, è cinese. Basta con questo razzismo del giapponese come il cinese. Sono due popoli diversi, hanno fisionomie diverse. Io ci vedo dei human centipede, uno che ho messo a gattoi, non lo so. Comunque la B è fatta a male, la B potrebbe avere un senso. Ci vedi il, velo, il velocipede, cioè, come si chiamano quelli sì. che corrono con le biciclette dentro esatto, i esatto. circuiti? Quello, 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 vero. Il ciclismo non su pista. I velocipedi. Sì, io vedo velocipedi. Uno che si autoinculava con qualcosa. Ti venuti i velocipedi? Ciclismo su pista, fine. Okay. Usain Bolt è un velocipede. Da oggi chiamati velocipedi. Il velociraptor. È incredibile come tutti però abbiano lo stesso concetto. Cioè, sì, di... unire la pista alle iniziali. Esatto. Allora, o hanno un fornitore unico che poi si prova a inventare stili, stili diversi. Il cugino, ma... sono tutti figli del... No, andiamo avanti. Oh, la Fenice. Cos'è questa cosa qui? One New Joe. Però io posso dire che preferisco questa cosa qua agli altri. Può starci. Io preferisco. Tipo bello. Ti dis... No. Bello. Bella la Z, ecco. Bello è molto cosa. Cattivo di Need for Speed. È la Zurich. È il boss finale. È il boss finale di Need for Speed. Devi battere lui. Però almeno ti identifica di più. Questo qui sì. lo metti in mezzo agli altri, che cazzo è? Non capisco neanche che è Bottas perché non leggo neanche bene. Lui dico, cazzo, ma questo qui è Zu. C'è la Z e forse questo neanche fatta gira. Dobbiamo andare ad affrontare Zu. C'è Zu, l'incredibile Zu. Io lo promuovo. No, sì, è più Brent, c'è questo qua. Nel senso. Dai un tuo taglio. Esatto. Almeno. Dai un tuo taglio, poi non è il taglio che mi sono silenziato perché non c'è. No, perché il livello è. No, perché ammetto che okay. volta dopo volta io dico, cazzo, ce ne sarà uno bellino. No, e invece il c'è. Livello io, è. Io sono andato in questa mentalità qua, visto che sono brutti. Sì, devo dire quello dell'Anespresso. È vero. O quello del Napoli, il nostro. Esatto. No. C'è anche il corsiero qua che. Sì, esatto, che spunto. Il corsiero di Wang Yu. Posto che sono tutti bruttini, sì, tranne qua pochi, io salvo quelli che provano ad uscire dal contesto di lettere e pista. Tipo come i disegni dei bimbi, sai, quello che lo fa meno bruttino è più bellino, che anche, bravo che sei stato. Che può essere o originale Zurich, o autistico. Comunque, la Z è quella dell'Azzurri. Ragazzi, siamo finiti in questo però, tunnel basta. Delle somiglianze. La Z è fatta così, grande. Anche quella di Zorro okay. è fatta così, però è la Z. La Z è fatta così, è una N orizzontale. È un Zorro. Chi ha inventato la Z che ha fatto un aereo orizzontale? Aston Martin. Mio brand preferito di Formula 1. Allora, qui... mi lancio. Qui insieme a McLaren forse sarà lo stile British. A parte che è clamoroso perché lo associ sicuramente all'eleganza, ma anche perché credo che sia la macchina di 007, tipo. È sempre stata quella in tutti i film. L'ho sempre vista come la macchina dei sogni, da grande voglio comprarmi la Aston Martin. La macchina di 007, la Aston Martin, quindi clamoroso. Stupendo. E poi guarda anche lì, cazzo, cioè il logo non cambia, non è mai, quasi mai cambiato, dal 1930 che hanno questo. È Icon. Dal 1930. Facevano i carri armati con le ali questi. Tra l'altro ha reso iconica una cosa per le macchine che poi dopo si portano un po' dietro tutti, cioè il riprendere la questione del muso dal fronte, no? Clamoroso, non l'avevo notato, ti dico la verità, pensavo più alle ali, vedevo le ali. Sono le ali, ma è anche il muso. Sembra molto l'alettone anteriore. Cioè, tipo la Mustang, la Corvette, quella moderna, anche quello del 1914. Oggi è banale quello che vediamo, però 1914 sarebbe stato modernissimo anche per questo auto. Avanti anni luce, più di cent'anni fa. Si sparavano nelle trincee e... Sì, credo che richiami molto la griglia del davanti delle ali. Sì, io ci ho sempre visto quella lì e le ali, poi non so quanto sia... Per me è bellissimo. Questo logo è veramente bello, funziona ragazzi. Benissimo. E poi anche il colore mi piace da morire. Questa per me esatto, è la macchina più bella. Esatto. Mi piace molto perché si identifica. Dopo la Mercedes, io preferisco la Mercedes. Ma la Mercedes per me è fuori categoria perché è veramente clamorosa. Questa però per me è la più bella. Proprio. Poi a me piace quando ci sono un logo elegante. Quello viene fregato tuo. Bello. Quando i soldi veri. Qua il padre ha talmente tanti soldi che fa correre il figlio in Formula 1. Cioè il proprietario dell'Aston Martin, cioè che non è della tipo Gheddafi quando faceva giocare nel Perugia suo figlio. È il padre di Lance Stroll, Lawrence, e fa correre il figlio serenamente, e che è un buon pilota, per carità. Però potrebbe ambire a di la più. La figata di Aston Martin, come dicevi prima, con la storia di 007 eccetera, che si è iconizzata come lusso. Beh, e Martin, come Martin quello, e certo, si è iconizzata proprio come lusso e come posizionamento elegante, e infatti per me anche il verde, questo un po' alla Rolex, chiaramente un po' più petrolio questo del Rolex, che invece è più verdone da tavolo da poker, diciamo, mm-hmm. Ok, da tappeto, da casino, da green di esatto. Wimbledon. Per me questo è un posizionamento hanno fatto il posizionamento perfetto, e ci
sono adattati bene ai colori di oggi, portando questo, questo un po' più fluo, diciamo, un po' più lime. Benissimo. Quando sono bravi. Ha messo anche in negativo il logo lì sulla, sulla livrea laterale. Quel logo principale l'hanno fatto fluo, gli altri invece sono tutti più tenui. Quindi comunque per me è meglio. Quando hai comunque un bel lettering semplice, ma con un bel font elegante, cioè già esce così. Cioè viene con tutto. Eccoci qua, grande che Fernando. Gotti, che grande. Io tifo Ferrari chiaramente, ma Alonso è quello. Alonso gli voglio bene. Quanti anni ha poi? Al 38? Chi? Alonso. No, ne ha all'età di Ibra, 43, 42. È Libra della Formula 1, è un grande. Mi fa piacere. 81 Alonso. È rinato dopo i 36, 37 è resuscitato. Ma avrà un bel logo? Vediamo. Sì, sì. Ho paura. No, dai, non è reale, ma non è questo veramente. È una compagnia aerea questa. Quando correva vola con Fernando Alonso. Mi ricordano tipo quei loghi che guardavano dei mondiali del l'unica 70. Giustificazione che gli do è che lui abbia una firma simile, l'abbiano presa e gli abbiano fatto, non lo so. Ah, lui firma con quella, ma che cazzo con quella cagata là sopra. No, quella roba inguardabile, però. Sai, capito, l'unica cosa che posso prendere è che hai preso la firma per non fare come Ocon, hai preso quella lì, gli hai costruito una freccia. Cioè, se tolgo è il peggior logo della Formula 1. Se tolgo la scritta Fernando Alonso. Comunque c'è la F, la A. Una freccia stile cartone animati anni, non ci sto credendo. No, lo sto cercando, cioè non ci sto credendo. Logo. Non ci sto credendo, ragazzi. Pazione. Vabbè, ragazzi, mica tutti a lui che cazzo gliene frega. Ah, no, non ci sto. C'è 40 anni, ma quello gli frega del personal branding. Non sa neanche che ce l'ha pagato, cioè chi l'ha fatto? Non so. Preso da internet ti dice. No, non ci sto credendo. Ah, io ho già visto quello. Io non no, mi ha tolto la parola. È più brutto, ragazzi. È più brutto che c'è. Non abbiamo ancora visto tutti, però, al momento. Le mascotte dei mondiali degli anni 70. Ci proponiamo, Fernando. Grazie. Ti dico, il problema sono paradossalmente, sono i tre colori il problema, perché se lo faceva tutto nero, per me faceva cagare lo stesso. Un cartone animato. Vabbè, ma questo è negativizzato, lo puoi negativizzare come ti pare. Se lo metti live è un altro rotto. Vai, siamo messi male. È grave, Fernando. L'uomo, bel ragazzo, bravo a guidare, però loghi male. Questa è la versione di merda di quello di Gasly, di Lando Norris. Non mi ricordo che numero abbia lui, non so se sia là in mezzo, ma non... Che numero è quello lì? Comunque vedete il discorso che facevo all'inizio, che un 6. Strano. Che con i monogrammi ti posizioni 15. Poco. 15 c'è 18, la sergente. 18, allora c'è il numero. 18, sì. Dove? Dove? Se l'avesse staccato si sarebbe visto di più. Non c'è il 18, ragazzi. Ma il 18, raga. Ma dov'è? Dai, c'è. La cosa è la stanghetta e la... È l'1. Questo è l'1 e questo qui è il 18? Le due cose non è un 18. Neanche per me. Deve essere chiaro. Non sto dicendo Edo Kuoghi non è un 18, sto dicendo che quello che l'ha fatto non l'ha fatto bene perché non è un 18. Allora, il discorso che stavo cercando di fare è che quando... Perché ho detto magari sono orbo. Pensavo stessi scorreggiando, magari... taglieremo questa parte qua, però pensavo stessi facendo uno... No, mi sono allontanato per cercare di vedere la grave. Esatto. Il content. A favore di camera. Alla blu. Bello della diretta. Stavo cercando di fare un discorso straserio, non riuscirò mai più a farlo. Alla blu, sai cosa tira sulla gamba? Spezzando. Andiamo avanti. Allora, qua Lotto non viene mai fuori. Però il discorso che stavo facendo all'inizio è che quando tutti usano monogrammi e tutti hanno le stesse linee, ti posizioni, ti identifichi poco. Nonostante tu sia un pilota e te ne sbatti il cazzo, perché non devi emergere su qualcosa. Sei già un pilota di Formula 1, hai già la minchia più grossa di tutti. Però tu li metti tutti nello stesso piano, non verrà mai fuori questo per qua. Per loro non sanno neanche che il loro non logo. Sanno neanche che logo non hanno, non sono d'accordo, loro. Però dai, un minimo. Ma perché tra l'altro mi sta venendo in mente, ma perché non scriverti il tuo nome come logo? Cioè, anziché ma l'iniziale, Lestrol, basta, fine. Cioè, infatti, questo è il mio logo e questo qui, il mio nome è il logo. Martin. Sì, sì, cioè. Sì, capito che sta merda. C'hai capito? Quello dico. Scegliti un font, lo compri, quando sei ricco e basta, e te ne vai a fanculo. Tra l'altro, questo qui è una S, ma non ci viene mai fuori. Basta, non sai neanche che discutere. Uno dei più brutti. Preferisco Alonso che Lance Stroll. Macchina promossa, logo della Aston Martin promossa. Perché questo qui è palesemente una merda. Fatto da persone magari anche anni fa. Quello è una roba che vuole essere figa, ma è una merda. Quindi io do il manus. Tra l'altro, per me, tipo, salterà fuori che gliel'ha fatto suo figlio piccolo. E tipo, magari. Non se ne frega un cazzo. Suo figlio piccolo studia design e va a fare un logo fatto bene, non ti impari un lavoro, stronzo raccomandato. Tanto non ha problemi suo figlio. Va bene. Ora andiamo a Charlie Haas. Sì. Adesso io non voglio fare quello che assomiglia a qualcosa, ma assomiglia già a qualcos'altro. Avengers, noi Fantastici 4,
il logo di Fantasy Houston Rockets, Fantasy Squad, non so, va bene, posto. Bello. Charlie Haas. Mi piace molto a me. A me no, a me non piace. Ti piaceva quello degli Avengers? Allora, la grafica dopo è molto brutta. Dai ragazzi, questo va sopra l'Alpine di tante spanne. Anche no, il fan scelto, per certo, quanto mi riguarda. Chiaro. Per me è evidente. Quella dopo è molto sgranata, ma non ho trovato altro. Ma... perché è un team recente. È locale, non avevo voglia di rifarla. Per me il pittogramma funziona. Era Mazda Pienera. Cos'era? Io preferisco questo sicuramente. Sì, lo sponsor era locale, che era locale, era il papà di Mazda Pienera. Sì. Io lo metto allo stesso concetto di quello dell'Alpine, perché alla fine è una H e una A che hanno questa direzione qua con, diciamo, la freccia che esce. Io solo l'H lì, quindi li vedo molto simili come stile, però questo è fatto molto meglio. A me non piace. A me non dispiace. Perché è meglio l'altro di questo? No, dai, cioè, oggettivamente adesso stai menando. No, a me non piace. Perché cioè, quello dell'Alpine è meglio di questo per te? A me piace più. Beh, non sarà un gusto mio personale. Allora, sbaglierò. No, c'è da dire una roba. Però l'Alpine è un logo degli anni 50. Questo certo, è un logo del 2016. Certo. Questo è fatto meglio. È sicuramente fatto meglio di quello dell'Alpine, graficamente parlando. E funziona di più di quello dell'Alpine, lo capisco. Però è stato fatto anche 70 anni dopo. Assolutamente, siamo d'accordo. Quindi io elogio Alpine e lo salvo, perché lo stiamo paragonando a quello dell'Haas, che è fatto del 2016, per me è la forza di quel logo lì. Cioè, non hai anche fatto là. Caso, però questo qua io lo promuovo perché per me funziona più di quello dell'Alpine, avete perfettamente ragione, e quindi basta, cioè, lo promuovo. Ma solo il fatto, secondo me, che lo stiamo paragonando a quello dell'Alpine, che però questo è degli anni 50. È un bel ragionamento, però ammetto che secondo me invece quello invecchia molto, e ci sta il concetto che quindi abbia l'eternità, però secondo me è un'eternità che oggi è un po' debole. Questo anche questo qui non è un logo, secondo me, fortissimo. No, però ha delle curve, un boldino, che sì, lo capisco cosa dici. Il font a me piace, non mi piace il cerchio. È molto bella. Sì. Bella. Cioè, quella è un'applicazione bella. Diversa del logo, eh. È vero. Ok. Anche, anche là davanti, ce l'hai applicato diversamente. Hai mettuto l'H, ma hai fatto il font della stessa, sì, cioè, dello stesso stile grafico. Giustamente, diciamo. Secondo me, se tu hai le macchine sono slanciate, sono lunghe, sono sviluppate in orizzontale, se tu hai un logo che è tondo, starebbe male. Dove cazzo lo applico? Potresti applicarlo solo qua, ma ti mangi un logo per lo spoiler, lo stendo, gli invento un lettering fatto bene. L'applicabilità è diversa. Ci sta. Questa qua, a parte che finalmente è quadrato, hai visto? Palmangels, no, quadrato. Sì, sì, sì. Palmangels drippa tantissimo. Palmangels tanta roba, come fighe. Hai le applicazioni, c'hai questa qui tonda, questa orizzontale, questa qui forse l'hanno fatta anche un pelo curva per farla star bene. Mi sembra che vada più slanciata, essere. Vedi che la S va un po' più su. Sì, ti considera che sono molto curve anche proprio i telai delle auto. Sì, quindi magari o il telaio che va così, oppure l'hanno fatto in modo tale che possa occupare proprio quella zona lì. Quindi io sono strafavorevole a queste situazioni qua in cui tu applichi alla forma senza doverlo strecciare. Esatto, oppure su una parte. Qua l'ha fatto quadrato perché sta lì e ci sta, è giusto. Quindi vedi che il complesso lo approvo, perché comunque il logo magari non è formidabile a livello di iconicità rispetto agli altri, però poi dopo lo lavori bene, l'hanno trattato bene ed emerge sempre, lo leggi tutte le parti. Se facevi l'applicazione rotonda rischiavi di confonderlo anche con il logo dello sponsor sopra, quindi cioè, no. A me mi ammazza mi ammazza sotto. Fa straridere, bello, però la macchina è una buona macchina, per me è una bella macchina, esteticamente non è niente di che. L'Alfa Romeo secondo me forse ha lasciato anche il bianco, forse per distinguersi un po' da quello, però perché erano molto simili i ragazzi. Loro sono questi due, Magnussen e Hülkenberg. Lui è il padre di qui rideremo. Il supereroe tipo è Robin, sai. Loro avevano Mazepin, che è scarsissimo, ma guidava perché il suo padre era lo sponsor, Laura Arcali, quella di prima. Quando è scoppiata la guerra in Russia hanno bandito i piloti russi, cose boicottato, okay, le aziende russe, eccetera, eccetera. Quindi ha dovuto rinunciare allo sponsor, si sono liberati del figlio, che era terribile, era scarsissimo. Arrogante, scarsissimo, diceva che era una macchina di merda, se la prendeva con tutta la gente che lavorava realmente. È arrivato Magnussen, l'anno scorso c'era il figlio di Schumacher, anche qui, Mick, che adesso è Mercedes. Il terzo pilota. Pilota della Mercedes, Mick Schumacher. Ma hanno chiamato Hülkenberg, che per me è uno dei piloti più sottovalutati degli ultimi anni della Formula 1. Eccoci qua. Questa e adesso andiamo a vedere... Chilometro 20. Chilometro 20. Certo, chilometro 0. Kevin lui. Magnussen. Lui al 20, come lui numero? Al 20. È perché... Corso di judo, sai cosa è un po' strano? No, di solito è chilometro 0 perché ce l'hai dietro casa. Casa. A 20 chilometri... Allora dipende dalla macchina. Vabbè, lo devi fare. Ma siccome guida lui arrivi prima. Però non mi dispiace. Non so neanche dirti se è approvato o no, perché è una inchiostrata sul ti dico no, a me mi sono veramente fatto con Pick Monkey. Sì, vabbè, sì,
ha preso un font su da font. Ma io mi chiedo, mi sto chiedendo se era necessario. No, cioè, ma prendiamo a mano. Kevin Magnussen. Tra l'altro è bello perché il chilometro. Chilometro. Cioè, si chilometro. Ma c'è già più studio nel font. E infatti stavo dicendo. Cioè, hanno messo la V sotto con la A sotto senza la stanghetta. Cioè, c'è il gioco. Potevo usare questo qua come logo. La V e la A. Anche se non c'entra un cazzo, lo facevi in maniera che. No, perché dopo lo riportavi nel font. Esatto. Ragazzi, tra l'altro, quanto cazzo è bello il nome Kevin Magnussen. Porca della puttana. Cioè, io quanto sei in cubico. Poi dopo sei lui, magari calca. Però. Io sono Kevin Magnussen. Cioè, figlio di Thor. Esatto, cazzo, ma gasami. E poi il tuo amico è Hulkenberg. Esatto. Ed è un punto. Che cazzo? Punto. Io sono Hulkenberg. Punto. Guarda, mi piace il tuo logo. Perfetto, dimmelo in faccia che sono Hulkenberg, che non ti sono gli occhi perché sono vicini. Raga, vedi? Mi fa straridere perché se andate su Reddit e cercate il logo Hulkenberg, ne sono state dette di ogni di questo logo qua. E che cos'è? Un buco nero? Abbiamo spaziato dalla bandiera del perché il nero è la bandiera nera e l'espulsione dal Gran Premio. Perché, non lo so, pesti uno, prendi uno Stewart e lo metti sotto, bandiera nera, sei espulso. Se passate la bandiera nera al baffetto di Hitler, cioè, su Reddit, o ragazzi, bisogna vedere che in funzione di quello che tu vuoi dare. Fammi la faccia del grifone del Genova. Allora. C'è uguale se lo fai. Adesso apriamo un dibattito, sì. Perché siamo come davanti ai tagli di Fontana. Cioè, tu puoi dire, è un'opera d'arte di merda. O sei un coglione. È una merda o è un genio? Io sono più per la merda. Okay. Però sono anch'io più per la merda. Però già il fatto che questo ci abbia fatto aprire un dibattito su quello che cos'è... Vuol dire che... Non dico che funziona, vuol dire quanta merda sono gli altri. Ma dai, ragazzi. Aspetta. Se un quadrato ti fa... Tra l'altro, è il trattino... è il trattino grassettato, quello lì. Sì, proprio. Sì, no, ha preso una forma fatta. Però non è una lode a questo, è una merda sugli altri. Cioè, se uno che ti fa un rettangolo già ti apre un dibattito, pensa agli altri quanto sono stronzi, che non ti fanno neanche dire qualcosa perché sono fan cagare. Almeno qua ti lascia il mistero. Sapevo che avremmo parlato. Chissà che cazzo deve fare. Se tu ti impegni, leggi Nicoli nel nero. più lo guardi esce. Hulkenberg. Lo zero. Però Edo ci vede lo zero qua. No, idiota. non sono neanche centrati. Cioè, la scritta sì, no, quello lì il logo. Voluto, dai. Ragazzi, lui voleva rompere il cazzo. Sì, anche lui sapeva me. Che noi avremmo fatto questo talk e ha detto Tu no. Fai un rettangolino, vediamo se i grafici di merda ci trovano qualcosa di astrale. Bravo, le piramidi. No, Hulkenberg per me è anche quella tipo è di personalità lì. È cioè, nel senso, lui sai tipo mi immagino lui che si riunisce con il reparto marketing questa roba qua. Va bene, vai, butta il No, dai, magari ciao, gli hanno fatto il logo più bello di tutti i piloti. No, io voglio il punto. E poi sai cosa ti dico? Decentramelo. Perché voglio rompere il cazzo dei ragazzi di Modi quando ne parleranno. A me lui dà l'idea di essere. Anche quel sorriso da testa di cazzo che ha. Mi dà l'idea. Mi piace lui. Mi dà l'idea di essere uno che ha proprio detto: ma sai che. È colpa del logo. Sai che dato che tu. Abbiamo smosso il logo. Era uno zoom. Ma sai che visto che tutti sono i loghi di merda, io faccio il più bel logo di merda e io sono il numero uno per me. Fate il rebranding di Hulkenberg. Io odio l'elogio alla banalità. È una cosa che proprio anche personalmente ripudio. Ma infatti è bocciatissima questa cazzata qua. Fa ridere, è un meme. Preferivo se ci metteva tipo il teschio e faceva la bandiera pirata. Però non... cosa dobbiamo fare? Farebbe ridere. Rimarremo nella storia per quelli che hanno parlato 5 minuti di un trattino nero. Quindi possiamo andare avanti e non battere ulteriori record. Bocciato. È bocciato, ma mi fa ridere la simpatia. Comunque, no, non lo metto ultimo. È promosso Hulkenberg come persona. Fai un favore personale, chiedi a tuo fratello. Che conosce bene la Formula 1, grafica Formula 1, personalità dei piloti. Sì, perché non abbiamo detto una chicca. Mi fai sapere? Che devi dire te la chicca. Che mio fratello... Flex Giacomone. Vabbè, alla parte... era un pilota Formula 1. È Hulkenberg. No, ha lavorato all'interno del reparto grafico della Formula 1. Si è trovato a girare i Gran Premi. E quindi magari l'ha fatto lui. Com'è se lui ha fatto queste cose? Boom! E rompiamo una famiglia. Va bene. Chiederò. Comunque chiederò. Io Marco comunque boccio tutto tranne la macchina che mi piace come ha applicato la scritta. La macchina è bellissima, ragazzi. Cioè, io non boccio un cazzo. Boccio il logo di Hulkenberg. A me il logo non mi piace. L'altro deficiente. Non ti piace, nonostante tutte le applicazioni. No, come l'hanno detto, come l'hanno applicato mi piace molto. Ma il logo, noi difendiamo che il logo è il coordinato. Tu mi vieni a rompere il cazzo. Ma lui è un videomaker, ma di questa cosa. Che se ne frega a me. Ma cosa si fa qui? Io lo metto alla fine del video. Okay. Oltre, qui facciamo un passo indietro, vi avevo detto, qui vedremo un'applicazione diversa del logo della Red Bull. Però, bravi. Però,
perché questa okay. È la figlioccia. La costoletta d'agnello, no, del toro. Da Adamo hanno tolto la costola e viene scritta la costola del toro. A me piace. Vi do subito due cose grafiche. Non mi piacciono zero come hanno fatto la A e la T, ma nel complesso è bello. Volevo il toro un po' lì. Forse il un pochino lo stesso. Perché il toro è quello della sempre quello. Allora, qui, siamo, qui, però, qui però torniamo in Italia. Qui torniamo in Italia, loro sono di Faenza, tra l'altro, non quindi troppo possiamo distanti dirglielo in faccia. Sì, possiamo andare a bussare e dirglielo in faccia. Io non leggo la A e la T. Nemmeno io la vedo la A e la T. A meno che non volessero fare l'alfa. È una alfa. È un'alfa? È una alfa. È la allora, T. È ok, alfa l'alfa può venire un pelo è fuori. L'alfa. La è l'alfa. T... Ok, è l'alfa. Ah, no, sì, sì, è sempre inclinato in quel senso il toro della Red Bull. Sì, sì. Ma ti serve a Google siamo per sempre, vederlo. Siamo sempre sul fatto che tu sei un videomaker. E... a me però questo nel complesso però va bene, mi piace. Me. A me piace molto. E mi piace io molto come rende con nella sì. macchina. Mostramelo. Vuoi vedere? Mostramelo. No, non lo vediamo. No, cioè, questo è il... E che cazzo no, succede? Perché loro sono perché nuovi, vengono dalla Toro Rosso. Infatti io, mamma mia ragazzi, io sto tiltando perché ho smesso di seguire la Formula 1 con Schumacher. Poi a un certo ho acceso la TV, ho detto, c'è la Red Bull, la Toro Rosso, poi sento l'Alfa Tauri, ma che cazzo succede? Chi è che ci correva di italiano la Toro Rosso? Gli Uffo? È la corrida? Gli Uffi. Bellissima. Questa è la più bella di tutte. Molto bella. Non è vero, non è più bella, però no, non è molto bella. È molto più bella della Red Bull. Con colori molto semplici hai fatto una bella. Caga in testa. All'applicazione migliore esatto. della Formula 1. E poi erano i colori che mi aspettavo dalla Red Bull io. Bravo, perché sì, io sì. quando bevo la Red Bull vedo comunque la combinazione argentino, argento, blu. Messi. E il logo, mi aspettavo questa colorazione qua. Invece, infatti quando tu hai detto della Red Bull ti ho detto vedrai dopo. Potete scegliere o la grafica o i pezzi di scarto, così. E hanno scelto lo la grafica. Lettone lì, dai, sai entri nei box? Quella... Ragazzi, qualcuno ma la chiave inglese qua posso? No, sono, no dai, a parte scherzi, sono aziende automobilistiche diverse, utilizzano le stesse componenti, motore, power unit, quelle robe lì. Anche i piloti di scarto, perché questo qua era un meccanico, tipo la no, questo loro mandano a correre lì le giovani leve in nella speranza di poterle portare poi dopo il Red Bull. Io simpatizzavo Toro Rosso quando c'era Vittantonio agli Uffi. Ma chi cazzo è Vittantonio? Corso un anno, era un meme era. E coordinato, io vi dico molto più bello questo che la Red Bull, molto molto più bello. Per me sì. Mi parte un crampo, scusate. Ho detto una cazzata talmente grande che no, ci sta come cosa. Per me come coordinato è molto più bello. È che io ormai sono talmente traviato dal seguire le corse che ormai la Red Bull per me è blu scura, rossa, gialla. Sono d'accordo, e quindi io che sono profano, cioè mi sparo se vedo del bianco sulla Red Bull, anche quel mi butto giù. Mi piace anche il cerchione fatto così. Mi vede il suo socio. Tsunoda. Il suo socio, questi erano due che vengono a bussarti alla porta per venire le cialde. Tra l'altro, credo che loro abbiano la coppia di piloti meno esperta, cioè sono giovanissimi tutti e due. E proprio se sono gli anni di esperienza, Yuki fa ridere. Sì, è un pazzo. L'abbiamo visto sei volte. Questo logo qua l'abbiamo visto sei volte. Un po' di anni fa l'ho visto. Poi c'è una mezza svastica qua dentro. Questa è una svastica, raga. Vabbè, ragazzi. Se tu metti il dito, è una svastica. Va bene. Se metti il dito lì. Cosa vuole? Cos'è questo logo? Ma che cazzo ne so? Cerchiamo un ragionamento oltre la svastica. Okay. Lui si chiama Yuki. Sì. Tsunoda. Non so come sarebbe tipo il pittogramma in Giappone. Cioè, non sai, magari capito? C'è qualcosa di giapponese che noi non vediamo. Perché io vedo una S. Cosa chiede a San Gennaro? Ma magari è tedesco lui. Un logo nuovo. Lui è Yuki. Magari è tedesco lui. Tsunoda. È giapponese. Yuki Adolf Tsunoda. Dai, raga. Però comunque sì, Tsunoda è terribile. Lui è giapponese. Giapponese. Sono alleati. Sono giapponese. E numero di 22. Tsunoda? 22? Vabbè, non c'è un cast di riferimento che noi vediamo. Perfetto, una bella allora. E invece questo qui ha fatto un murale. Bellissimo. Qui devo fare una premessa. Io non ho trovato il logo di Nick DeVries, ho trovato il suo brand. Cioè, è lui ha uno store di abbigliamento dove vende anche roba Alfa Tauri. Dopo questo è molto Cheap Monday. Il prossimo Gran Premio ti farò Monday. È molto Frankie Garage, quegli anni lì, quei Sweet Tears, quei adesivi dei diari delle nostre amiche delle elementari. Memorande, sì. Bellissimo. Quelle cose lì col cuore lassù, è un cuore? Vabbè, questo sì, è un grande. Ragazzi, ma chi è che prende la sua roba, scusatemi, adesso oggettivamente non è neanche tipo uno lui che dici cazzo che figo, in una maglietta Nick DeVries. Vabbè, io faccio cagare a correre. Mi butto, però magari mi metti che vada male nelle corse, intanto i jeans li vendo, però
cosa dobbiamo dire? Sono però in difficoltà nel parlare. No, cioè, a volte non so cosa dire. Tra tutti quelli che hai visto, adesso questo qua non no, però aspetta, un conto è il logo da pilota, un conto è il logo dell'abbigliamento. Cioè, il problema, ragazzi, che non è un però logo, sì, hai detto che non ha trovato il logo Nick, da poi pilota. Poi fa ridere Nick, ragazzi, è quello di Backstreet Boys. Non lo so. Poi Nick con la Y. Che cazzo ti viene in mente? Non riesco a contestualizzarlo all'interno degli altri. New York Calvin Klein. Allora, io a lui fargli in bocca al lupo per il suo brand e basta. Cioè, come posso dirgli? Speriamo di... Mandaci una t-shirt, Nick. Grande Nick DeVry. Ok, bocciato tutto tranne la macchina. Per me è il logo. Logo e macchina, stupendo. Macchina è una delle più belle. Miglior applicazione del logo su macchina vince Alfa Tauri. Non ho visto le altre, ma non ne frega un cazzo. No, però miglior applicazione non è questa qui. Però bellissima il coordinato sulla macchina. Bella. E quello intendo. Siamo all'ultima, raga. Williams. Ultima in classifica, dai. Scuderia storicissima. Qui c'è Icon, infatti, di Formula 1. Forse non ti dico alla pari di Ferrari, però è strastorica come scuderia automobilistica. E che ci fa in basso? Stanno vivendo anni difficili. Tra l'altro, per la prima volta nella loro storia, negli ultimi due anni, cioè non è più Williams, proprio Williams, il proprietario della Williams. È stato venduto il marchio Williams dalla famiglia Williams a Williams, a Robbie Williams, un altro. A Serena Williams. Non è più neanche Williams. Una volta c'era proprio la figlia di Williams, era il team principal. Contate altra maglia che manda lui. Le volte che mi ha detto Williams, finiscono a una certa, finiscono i soldi, aumentano sempre di più. Devi dirlo altre volte per Williams. Il logo potrebbe essere anche solo la W. Sì. E basta, andiamo a vedere la storia dei loghi. Andiamo a vedere magari l'evoluzione che ci dice. Bello, granatina. Molto granatina. E io vi dico già che non ho trovato niente, raga. Canon Williams Honda. Questo è il più bello che c'è fra tutti. Me lo vedo sul davanti. Se continuano di sto passo io non so quanto dureranno e mi dispiace. Molto sgranatina. No, perché non c'era niente, ho dovuto fare ho fatto uno stamp, non avevo voglia di farle bene, tutte da capo. Però ammetto che come logo fosse il più debole di tutti, questo qui. Cioè non c'è un logo, ragazzi, non c'è un logo. No, quella W lì fatta in quel modo lì. Sì, ma non c'è nulla. Questo qui mi piaceva, esatto. A me l'avrei star salvato questa parte qua. Ma quello 77 è stato anche utilizzato, però non l'ho più visto e ha perso totalmente l'identità. Ma viene applicata anche sul logo W, quindi della macchina un attimo. Adesso poi ti vediamo. La macchina è blu. Bello, mi piace questo blu, esatto. Vedi che c'è la W applicata solo, la W lì sul fianco. Sì, però è debolissimo. Però è super debole. E sul musetto, però nota di menzione alla Duracell sponsor fatto con la pila sopra. Bellissimo. Quella è... Sopra. Fatto a pila proprio. Figata, bello. Ma che figo. Ma che ridere. Non avevo capito che era una fila. Fa straridere. Gran chicca quella. Fa straridere. Bella, ragazzi. Molto bellissimo. Duracell vince. Ammazza. Duracell è il miglior brand la Formula 1. Mi fa ridereissimo. Sì, però bocciato questo qua nel complesso il logo. La macchina è bella, però è debolissimo proprio. Da qui viene Russell, che adesso è Mercedes. E questo hanno un vantaggio. Albon è scuola Red Bull. Hanno un vantaggio che comunque la Williams è la Williams, quindi alla fine è quella roba lì. Hanno la forza del nome. Del nome, fine. Sì, io però mi ricordo solo il nome Williams, però tutto il resto per me è totalmente dimenticabile. Grande Montoya. Pezzo di merda. Lo odiavo. Terzino che è venuto all'Inter, esatto, tra l'altro, sì, a fare schifo. Dopo aver corso Formula 1. Lui è l'unico americano che sono sotto Mercedes, come gruppo ormai. Infatti stavo per fare una domanda stupidissima, però... No, okay. Sono sotto Mercedes come gruppo, motorizzati Mercedes. Sargent è un rookie, è americano, perché con quel cognome... Passato, E questo è il logo di Alexander Albon, pilota. Alexander Arnold. Pilota, scuola Red Bull, ha fatto mi pare Alfa Tauri, ha fatto Red Bull, per la prima volta svincolato dalla storia dalla Red Bull e dall'Alfa Tauri è andato. Numero di Alex? Non lo so, però quello dovrebbe essere una AA. Totalmente una AA. 23. E siamo tra l'altro in quello che dicevamo prima, la facilità di giocare sugli spigoli, Sì, però l'ho apprezzato di più questo rispetto agli altri, non so perché. Ah, cambia un po' il concetto, chiaramente. Resta nella sfera dell'iper visto, però almeno cambia un po' l'idea. Non dispiace. Questo qui io siamo alla fine. Lo mettiamo nella parte alta. Sì. Nei primi 10, se devo fare, nella parte sinistra della classifica, ecco. I primi 6. Sì, dai. Perché devi comunque rapportare al resto, allora sì, in una classifica stai in alto. Ho già paura di vedere il prossimo. Stai in alto. Questo è Logan Sargent. Boia. Bello. Il numero non te lo sto neanche a dire. È il 15. Sì. Bello. Fa schifo, dai, raga. Vabbè, però vedi che qua mi fa girare ancora più il cazzo, perché hai le lettere che si sposano col tuo numero. Che non so neanche se c'è... Ma fallo bene. Questo sembra veramente fatto la prima cosa che deve, cioè, corse, moto, macchine, LS15. Boh.
brutto, dai, spigolini dai. Così mi sanno che, molto da, no, dai, da quando ti facevi il tatuaggio col tribale. L'avrà fatto con Biggio. Sotto gli spigolini al tatuaggio col tribale nei primi anni 2000. Una giornata. Lo volevo fare anch'io. L'ha fatto con Biggio, ma non l'ha pagato l'abbonamento. Tipo, gli ho è incredibile questa cosa qua, perché cioè hai culo. Hai culo, hai le iniziali che si fastidio tra l'altro. Il numero se l'hai scelto comunque. Poi colori, può essere colori, che il numero comunque lo puoi anche scegliere. Forse si è scelto anche il numero perché sono le iniziali, Sono palesemente le... Però se vedi la I, la S, cioè non la L. Sì, cioè, va bene, però dai, secondo non me... c'è un numero che assomiglia a una L, un sette capovolto. Quindi... Secondo me non è stato culo. Secondo me hai detto, cazzo, ci puoi interessare, che culo, il grafico ha esultato, poi è partorito una merda, avevi un assist incredibile. Vabbè, quindi questo qui è uno dei peggiori, se non... No, non è il peggiore. Non è il peggiore, no. Però è, più è uno dei più... Calma. C'è un rettangolo nero. È fatica a dare il peggiore. Cosa, come, cioè... come la... allora, sì, adesso questa... io vi chiederei dei loghi, passiamo alle formule, alle macchine. Che sono alle Formula 1, i bambini. Passiamo alle Formula 1. Parlando delle macchine, che sono solo 10, io vi chiedo il vostro preferito. Ovviamente, poco da dire su Mercedes, Ferrari, eccetera, eccetera. Ma di quelle che avete visto, qual è secondo voi quello bella? Più... No, di loghi parlo. Ah, di loghi? Delle parliamo macchine, di loghi? Wow. No, oppure il miglior rapporto logo. Sì, macchina. Perché devo capire se poi il logo applicato, ad esempio, certo. Questo qui non è fortissimissimo, però nell'applicazione mi piace molto di più di altre. Ci può stare. Quindi io se devo fare una via di mezzo, è impossibile non dare la Mercedes come Aston prima. Martin. Allora, facciamo il podio di ognuno di noi come abbiamo fatto per Sanremo. Sì, dai, il podio ci sta. Facciamo un podio su logo applicato poi nel coordinato. Sì, deve essere un complesso compromesso fra logo scuderie, però non si parla di piloti ancora. No, okay. Scuderie, parliamo di scuderie. Chi parte? Allora, parto io. Vai tu. Che così dopo vi lascio margine. Allora, a me il mio preferito in assoluto è quello della McLaren come logo. Sparisce totalmente nella macchina. Questa cosa mi dispiace. Però rimane il mio logo preferito a livello proprio di applicazione, futuribilità, di come si sta evolvendo coi tempi, eccetera, eccetera. Aston Martin è un altro logo clamoroso, secondo me. E poi, vabbè, voglio escludere Mercedes, Ferrari e Red Bull, ma perché sono brand a sé, e quindi ti cito l'Alfa Tauri. L'Alfa Tauri mi piace come Red Bull, forse più libera nel poter applicare diversamente il proprio logo, e mi è piaciuta che l'interpretazione che gli ha dato applicato su una casa automobilistica. E quindi ti dico, mi piace l'Alfa incastrata con la T, il Toro si incastra bene, sì. Quindi ti dico Alfa Tauri, McLaren e Aston Martin. Oh, per me, allora io non escludo le prime, ma perché secondo me dai c'è nel giusto, senso. È giusto. Mi piace mettere tutti a parità, diciamo, e tra l'altro per me, e vi dividerò la cosa, per me la Red Bull non va sul podio, ad esempio, pur prendendola, non ci va mai nella vita. Allora, secondo me... diciamo nel complesso, ok, per iconicità e forza metto prima la Ferrari, seconda la Mercedes chiaramente e terza la Aston Martin. Poi la mia menzione d'onore, secondo me speciale, se la merita tutta l'Alfa Tauri, perché ha l'applicazione del coordinato secondo me migliore. Ultra menzione il font Alfa Romeo. All'inizio non mi faceva impazzire, applicato poi lato merchandising, drippa. Eccetera. Drippa. Io la tipo Polo, la Polo Alfa Romeo me la prenderei. Bella. Questo boomer. Questo. Vabbè, io lo sai che io sono già padre, quindi io posso essere. Sei sposato, diciamo. Quasi due figli, un casino. Vai, ma Marti. Io, se parlo solo di logo e applicazione, ti metto in prima posizione l'Alfa Tauri, in seconda l'Aston Martin e in terza la Mercedes. Ok, quindi Ferrari fuori dal podio. Io Ferrari non Ferrari, so, la metto fuori io, dal podio. Io sono innamorato della macchina, ma se penso al coordinato... Il cavallino fa schifo. Io faccio un... Il cavallino fa cagare. Io faccio resetto, perché voglio giudicare, visto che sono un incompetente, solo la grafica. Ci sta, giusto? Mm-hmm. La grafica, solo la grafica. E la grafica, io metto che per me il coordinato più figo di tutti se lo giocano Aston Martin e... Mercedes. Forse vedendo il coordinato addirittura la Aston Martin la metto prima, perché mi piace moltissimo che il logo sia l'unica cosa che emerge. Esatto, ero indeciso io se mettere prima l'Alfa Tauri o la quindi Aston Martin. E più mi piace il colore verde petrolio, così mi piace molto. E vi dico che come terzo posto se la giocano nella mia testa addirittura queste due qui, la Haas e l'Alfa Tauri. Metto l'Alfa Tauri perché la Haas mi piace come ha spalmato, diciamo, il logo nel coordinato qua dell'auto. Mm-hmm. Mi piace molto perché l'ha applicato bene, è modernissimo.
però per me come rende l'Alfa Tauri, nonostante abbia un logo molto più difficile da applicare, è molto più figo rispetto, cioè, ci hanno giocato bene, quindi questa la metto al terzo posto, seconda Mercedes e prima Aston Martin. Ci sta, ci sta. Passando invece ai piloti, io vi chiedo il più vostro, non possiamo fare un podio perché facciamo fatica a sceglierne tre. Facciamo il più bello e il più brutto. Il più bello e il più brutto. Questa. Dovremmo essere tutti d'accordo sul più brutto? No, sul più bello, sul più bello. Sul più bello tu cosa dici? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Sì. Giocano... Io dico Lando Norris. Io Hamilton. Io Hamilton perché è più bello. Io dico Lando Norris perché Hamilton però, è aspetta, un brand. Se dobbiamo ragionare in ottica di logo pilota o più brand? No. Io parlo di logo e ti dico la mia. Bisogna considerare, secondo me, la difficoltà anche della persona a cui lo stai andando a fare. Cioè, Lewis Hamilton, cioè, se tu prendi il logo di Lewis Hamilton e lo dai a Lando Norris, per me non è la stessa cosa. Sono d'accordo. Beh, questo è la base. È il discorso che ha detto lui prima. L'applicazione del brand. È fondamentale. E io quindi... Il logo della Jordan su un poveretto a caso. E quindi, secondo me, la forza di Lewis Hamilton, di quel logo lì, è il fatto che sia il logo di Lewis Hamilton. E quindi è una combo perfetta. È il mio preferito, tra tutti. Lewis Hamilton, quel logo lì è perfetto, è bellissimo, mi piace tantissimo come è ricostruito la punta dell'auto, l'allettone, mi piace un sacco, ma se devo guardare lato grafico eccetera eccetera, per me Lando Norris è semplice, c'è il 4 dentro, potrebbe essere, se fosse applicato quello stile lì a tutti i piloti avremmo una Formula 1 ancora più bella, secondo me, banalmente. No, perché altro che ci hanno provato ad applicarlo, però con dei risultati disastrosi, tu guardi qua che vedi L, forse N4 più complesso, lo vedi. È complesso, lì funziona perché avere è culo L, nelle N, lettere, N, devi avere culo nella lettera, claro, però se non hai quel culo lì non lo fai, non lo fai. Questa è la base, lì funziona questo bene. È lo stesso concetto fatto di merda, questo è lo stesso concetto fatto da culo, questo è lo stesso concetto fatto da Yuki Tsunoda, stesso concetto, però hai preso la svastica, ti sei scordato il nome. Questa altra cosa, siamo sempre lì. Sì, sì. Ed era quello che un po' avevo il timore iniziale. Però, ripeto, finché lo fai fatto bene, va benissimo. Quindi qual è il secondo posto? Hamilton il primo. Anche per Hamilton uno l'anno. Sul peggiore mi gioco senza pietà, mi dispiace. Fernando Alonso. Sì, sì, per me peggio di Hulkenberg. Sì, per me sì. Io non sono d'accordo. Te qual è il peggiore? Tsunoda, non puoi non tener conto di... Per te peggiore Tsunoda. Dio santo. Vabbè, non puoi tenere... Quando fai un logo non puoi non tenerne conto, della svastica. Beh, che è scelta fuori. Ma raga, io vedo solo una svastica. Però vabbè, però non so neanche quante volte lo vedrò il logo, non lo so. Io sono No, è vero, cosa dici? È vero, su, un attimo su. Io forse ti dico io non... George Russell e Tsunoda sono i due che George Russell. Bottas è l'unico su cui hanno fatto il giochino del numero al contrario, perché gira col 77, quindi tu hai in nero il 77 e che escono da bianco la è B vero. E la B. Scusatemi, ci ho messo chi? 20 minuti a capire. Ah, è vero. Sono arrivata adesso. 77. No? Ah, porca troiazza. Zoomalo. Clamoroso. Un applauso. Però cambia qui la cosa. No, non cambia un cazzo. No, cambia qua. Qua. È sempre un velocipede. Però questo è un 7-7. Almeno 7-7. Ma ora mi chiedo, ma perché hai tagliato qui e non hai tagliato qui? Per far venire fuori la W. Che è ma qua, non c'è la W in allora. La W. Ah, è la B. Walter, si chiama Walter Bottas. No, per far venire la B, la B. Scusatemi, ma se tu la fossi tagliare qua, tagliavi qua. Veniva fuori 7 e 7 e la V e la B erano mantenute. Non voleva rendertelo immediato. Puttana troia, ma che strofa è un grafico di una roba così che mi sembra... È un velocipede comunque. Io dico, Hamilton miglior logo, Russell peggior logo. Tutti in casa. Tutti in casa. Ci sta. È giusto perché condivido. Dalle stelle alla merda. Schifo che quello, è bravissimo ragazzo, però anche quello fa cagare. E... Salutava sempre. Ah ragazzi, una bella gara. Tra l'altro nessuno sta dicendo, ma questo qui è infatti ho detto rettangolo. Peggio di Hulkenberg. Però no, secondo me sì, Alonso per me è peggio. L'idea di merda sua vince sulla realizzazione di merda. Ok. Per quanto mi riguarda. Ci sta, va bene. Okay. Tutta la vita. Fernando Alonso peggiore di tutti, purtroppo. Sì, forse sì. No, anzi, però no, posso scegliere perché metto anch'io Russell, forse come peggiore. Ma cos'è quella roba lì? Quindi Alonso, Russell. Io forse metto Russell. Quindi vincitori Hamilton, Norris, più brutti Russell e Alonso. Va bene ragazzi, ci siamo andata anche questa, ci siamo barcamenati anche nel magico mondo della Formula 1. Cosa faremo poi? Cioè, l'MLB. Questo però... Fate i loghi dell'NHL! Non avrà rebranding, basta. No, siamo no, qua per supportarle, per intrattenervi, per darvi dei content. Però continuate a seguirci, iscrivetevi al canale perché abbiamo messo... stranamente seriamente in cantiere dei format diversi da quello dei loghi, sì. Quindi se è giusto dirlo, roviniamoci, cioè nel senso, perché se poi non assumiamoci la responsabilità di quello che stiamo facendo, abbiamo creato un piano editoriale
di Modi che ci piacerebbe che, mettere che in uscire atto. Un po' dai loghi che è anche uscire un po' dai loghi perché c'erano cazzo sono cioè, finiti no, no i loghi, anzi, i loghi per me li porteremo avanti io, no io i loghi andranno avanti no. I loghi andranno però avanti sì, dai loghi, però questi vanno avanti la nostra anzi, idea è quella di aumentare la frequenza di pubblicazione anzi se ci hanno nuovi competizioni, campionati o suggerimenti interessanti, non che dicono allora, la calcio australiano. Allora, ad oggi possiamo dire che la promessa, giusto per la nostra community, perché se lo meritano, quelli diciamo relativa al calcio, quella Serie C e Premier, probabilmente la faremo, cioè, fuori. Varranno fatti probabilmente in questa vita fuori. O nell'altra. E poi basta. Ragazzi, sti cazzi. Basta. Ragazzi, sti cazzi mi fa ridere come conclusione. Sti cazzi, allora. Andava a 100 all'ora per trovare la viva. Yeah, 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 yeah.